Allora, penso che possiamo cominciare. Io volevo ringraziare Piero Terracina, ci ha fatto come al solito un grande dono dall'alto della sua generosità, accettare il nostro invito e a regalare a tutti noi uno di quegli incontri che difficilmente si dimenticheranno. E quindi lo ringrazio di cuore a nome di tutto l'Ateneo e di tutti voi. Un saluto anche ai ragazzi e ai docenti del liceo classico Il Tacito di Roma che sono presenti qui. Volevo, prima di iniziare, dare la parola a Piero Terracina, volevo dare la parola al professor Sorice per un breve saluto. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Io non ruberò molto tempo. Voglio semplicemente raccontare due cose, dire due cose. La prima è portarvi il saluto, a portarlo a voi e soprattutto al nostro ospite Piero Terracina, da parte del nostro rettore, il professor Massimo Egidi, che mi ha pregato di non soltanto offrire il suo piacere e la sua il suo forte appoggio a questa iniziativa, ma anche al tempo stesso di in qualche modo invitarci a utilizzare le parole che oggi sentiremo come un momento di riflessione che vada oltre questa giornata e che diventino in qualche modo programma nel nostro cuore e nelle nostre scelte quotidiane. La seconda invece è molto più semplice, molto più banale. Piero Terracina è un sopravvissuto ad Auschwitz. Io non so quanti di voi sono stati ad Auschwitz. Di solito quando si pensa di fare un fine settimana si va a Parigi, a Londra, oppure a Vienna. È difficile, è strano pensare vado ad Auschwitz, no? Ecco, allora provate a pensare che magari potrebbe essere interessante per una volta fare un giro un po' strano, magari perdere 2 o 3 giorni, tanto ormai con gli aerei si fa tutto facilmente, e provate ad andarci. Io credo che possa essere molto utile perché può rappresentare un modo per conoscere una realtà che è stata, che appartiene purtroppo alla storia dell'uomo e che troppo spesso la dimenticanza, l'assenza di memoria rende nuovamente possibile. Ecco, io penso che vedere e in qualche modo ricordare sia la cosa più importante che ciascuno di noi possa fare, non tanto e non esclusivamente per ricordare chi non c'è più, ma soprattutto per onorare chi ancora deve venire. Grazie. Allora, volevo, prima di dare la parola a Piero Terracina, solo diciamo una cosa, due concetti per gli studenti. Abbiamo anche un po' preparato questo incontro a lezione. Noi ascolteremo una testimonianza toccante, una testimonianza che provoca, diciamo così, una ribellione morale. Ora, di fronte a questo vediamo due errori. Uno, di pensare che con la ribellione morale si possa pagare la coscienza, e due, di rispondere alla domanda che istintivamente ci viene su come è potuto accadere, rispondendo questi erano pazzi. Non c'è niente di più sbagliato che dare questa risposta. Queste persone che si comportavano in questo modo atroce non erano pazzi, erano persone normalissime. Avevano in testa certe idee. Allora, se non vogliamo che sia un'occasione sprecata, diciamo così, facciamo sì che il fatto che tocchi moralmente una testimonianza del genere ci metta sulla giusta strada, che una è quella di cercare di capire storicamente quello che è accaduto. Questo è un invito ai ragazzi, no? Cioè, perché nel cuore dell'Europa cristiana, pochi anni fa, perché 70 anni fa, 80 anni fa è zero da un punto di vista storico, europei sterminavano altri europei. Poniamoci questa domanda, cioè che cosa è successo? Perché decine di milioni di europei hanno aderito spontaneamente a queste idee, diciamo così,
antisemite in momenti di crisi economica, eccetera. Quindi un invito alla conoscenza storica, a capire che cosa è successo, non in una civiltà inferiore, ammesso che ce ne siano, ma non ce ne siano, ma nel cuore di questa Europa, dove oggi abbiamo istituzioni europee in cui i popoli europei decidono insieme il loro destino, forse bisognerebbe ricordarselo. Questo è il primo punto. Quindi l'invito alla conoscenza storica, e ai miei studenti gliel'ho detto, insomma, vuole leggere il libro di Mosse sulla storia del razzismo, delle idee razziste, è un'ottima lettura. Due, possiamo far sì che non sia un'occasione sprecata se diffondiamo concezioni filosofiche, prospettive religiose, teorie politiche, e questo è il compito dell'università, che difendano l'individuo, la persona umana, i loro diritti, che per esempio ci fanno capire che la conoscenza è fallibile, nessuna conoscenza assoluta su questa terra, che accanto alla conoscenza fallibile c'è un'etica infondabile, dunque nessuno ha il valore assoluto del bene e del male tra gli umani. Vada bene, questi regimi totalitari si basavano su questo, c'è qualcuno che è in possesso del bene e del male e te lo impone, e che accanto alla conoscenza assoluta, alla conoscenza fallibile, all'etica infondabile, c'è la coscienza inviolabile, e che è la coscienza che giudica il potere, mai il potere che deve giudicare la coscienza. Ecco, se noi ci ricordiamo e diffondiamo queste antropologie filosofiche, teorie politiche, prospettive religiose, che magari ci fanno capire che l'unico assoluto non è su questo mondo, o se è su questo mondo non è un assoluto umano, noi abbiamo fatto un passo in avanti. Con gli studenti abbiamo fatto un percorso anche da questo punto di vista, le basi logiche della fallibilità, dell'infondabilità dei valori, eccetera. E un terzo punto, e chiudo su questo, per fare un passo in avanti, formare menti critiche. La formazione delle menti critiche è una profilassi contro l'indottrinamento, il contagio delle idee, anche le più atroci possibili. E formare mente critica significa studiare un po' di ermeneutica, un po' di filologia, di epistemologia, ma semplicemente fare analisi dei testi in cui ci si allena a cogliere un significato di un testo, essere autonomi intellettualmente. E questo lo possiamo fare nella vita di tutti i giorni, studiando la letteratura, imparando a fare le traduzioni dalle lingue classiche o dalle lingue moderne, ma questa autonomia intellettuale diventa fondamentale per vaccinarci contro questo contagio delle idee, che non è sconfitto per niente, che nei momenti di difficoltà tornano questi pericoli. Li abbiamo sconfitti, ma non una volta per sempre. L'Europa ha maturato questa scelta storica che è costato lacrime e sangue, la scelta del fatto che la critica debba essere sempre ad rem, mai ad hominem. Si criticano le idee, ma non le persone. Anzi, che la critica alle idee è una forma di collaborazione tra le persone che le sostengono. Non è una scelta irreversibile che abbiamo fatto, e non l'hanno fatta tutti. Quindi va difesa anche con testimonianze di questo tipo, che possa, diciamo così, iniziare e stimolare un percorso intellettuale di questo tipo a tutti i livelli. Chiudiamo su questo, do subito la parola a Piero Terracino, lo ringrazio di nuovo. Piero ha una sua, diciamo così, usanza in questi casi, sono penso 30 anni che si dedica solo a questo, e gli piace molto dialogare con gli studenti. Quindi dopo che lui ha fatto il suo intervento, vi invito già da adesso a fare domande, richieste di chiarimento, curiosità. Non abbiate alcun timore, anche delle cose, di qualsiasi tipo, diciamo, di sollecitazione che viene da parte vostra va benissimo, e questo arricchirà sicuramente l'incontro di oggi. Grazie ancora e ti ascoltiamo. Prego. Buongiorno a tutti. Io questa mattina vi racconterò l'inferno. Non si tratta dell'inferno che conoscete, l'inferno di Dante o l'inferno delle religioni. Dall'inferno di Dante, dall'inferno di cui parlano le religioni, nessuno è mai tornato per raccontare. Io invece all'inferno ci sono stato,
sono riuscito con tanta fatica e sofferenza a risalire dall'inferno e oggi sono qui per raccontarvelo. Questo inferno si chiama Auschwitz-Birkenau, quel luogo costruito con perfezione scientifica dalle SS tedesche soltanto per dare la morte e per ridurre in fumo e cenere migliaia, dico migliaia, di esseri umani ogni giorno. Non racconterò tutto, non entrerò nei particolari dell'orrore. Lo faccio per pudore, perché gli esecutori materiali dell'orrore erano uomini. E poi anche perché esiste un limite alla credibilità dell'orrore. Raccontando tutto, raccontando certi particolari, potreste pensare: no, questo non è possibile. Vi assicuro, non c'era niente nell'orrore che ad Auschwitz e Birkenau che fosse impossibile. Un luogo, vi ripeto, dove esistevano delle attrezzature, 4 camere a gas e relativi forni crematori, dove venivano uccisi fino a 10.000, dico 10.000 esseri umani al giorno, ridotti poi in fumo e cenere. Quindi vorrei intanto così precisare qual è lo scopo dell'incontro di oggi. Lo scopo dell'incontro di oggi è quello di fare memoria della più grande tragedia della storia. Pensate che nella rete di campi di concentramento, ecco, vedete, quando si parla di lager, esistevano varie tipologie. Dappertutto si moriva, ma non tutti avevano le attrezzature per dare la morte come il campo di Auschwitz e Birkenau, dove io sono stato deportato. Esistevano l'Arbeitslager, cioè i campi di lavoro, terribili anche quelli, perché si moriva per la fame, si moriva per le sevizie, però non esistevano in quei campi le attrezzature di morte. Esistevano i campi di concentramento, dove venivano isolate delle persone, per lo più erano oppositori del regime e nazista, ma esistevano anche in Italia questi campi. Non è che in Italia non esistessero, anche qui da noi, anche qui in Italia esistevano appunto i campi di concentramento dove le persone che non erano gradite al regime venivano isolate. Esistevano poi quelli che erano i campi di sterminio. Campo di sterminio significava che si entrava in questi campi, per lo più, anzi erano tutti ubicati nell'Europa orientale, in Polonia in particolarmente, erano stati costruiti per dare la morte. E, dicevo, l'incontro di oggi serve per fare memoria. La memoria non è il ricordo. Il ricordo si esaurisce con la fine della persona che ricorda quello che ha vissuto. La memoria invece è quella che, diciamo, dovrebbe entrare entro di noi e viene poi trasmessa di generazione in generazione. È importante conoscere il passato se vogliamo che quel passato non si ripeta. Devo parlarvi appunto della mia deportazione in quel luogo di morte. Pensate, io sono stato deportato quando avevo da poco compiuto 15 anni.
sono stato deportato con tutta la mia famiglia e quando dopo 2 anni ho ritrovato la strada per ritornare a casa, della mia famiglia composta di 8 persone non ho trovato più nessuno. Ero rimasto solo e disperato. 8 persone della mia famiglia, 7 erano stati assassinati con i mezzi più brutali. Pensate che in questa rete di campi di concentramento, di campi di lavoro, di campi di sterminio, sono morti 11 milioni di esseri umani, di cui 6 milioni erano ebrei. Ora, fare questi numeri, c'è un rischio, che si possano prendere come un dato statistico. Provate a contare da uno. Non arrivereste mai a contare fino a 6 milioni o anche al 1,5 milioni di assassinati soltanto ad Auschwitz e Birkenau. Figuriamoci voi a 11 milioni, non arrivereste mai. Però provate a cominciare a contare da uno e dietro ad ogni numero mettete un volto, una storia, un essere umano. Io credo che soltanto in questo modo potete rendervi conto dell'immensità della tragedia. Quindi devo raccontarvi anche il percorso che mi ha fatto arrivare fino all'abisso di Auschwitz. Perché non è cominciato tutto quella sera del 7 aprile 1944, quando le SS tedesche, accompagnate da 2 italiani, 2 fascisti, 2 persone che parlavano la nostra stessa lingua, che evidentemente in qualche modo ci avevano conosciuto e ci avevano venduto per il compenso di 5.000 lire che le SS pagavano per ogni ebreo che veniva fatto arrestare per essere mandato a morire. Dicevo, non è iniziato tutto quella sera, ma è iniziato tutto molto tempo prima, molti anni prima, esattamente nel 1938. Il 5 settembre 1938 fu emanato il primo decreto legge denominato, qui in Italia, attenzione, io qui non sto parlando della Germania, questa è una legge, una serie di leggi più che una legge, emanate dal governo italiano, dal nostro governo. Noi eravamo cittadini italiani a pieno titolo. Pensate che gli ebrei vivono sul suolo d'Italia da oltre 22 secoli. Quindi credo che non esista nessun altro popolo, etnia, chiamiamolo come volete, cultura, come volete, che sia presente in un luogo da 22 secoli. Noi ebrei eravamo presenti a Roma 22 secoli fa. L'archeologia parla. Un monumento rispetto a tanti altri piuttosto recente è l'Arco di Tito. L'Arco di Tito risale al 70 dell'era volgare. Quindi gli ebrei esistevano a Roma già da 22 secoli, quindi praticamente eravamo cittadini a pieno titolo. E per la prima volta in Italia, dopo che si era verificato nel 1935, il nostro governo, perché era il nostro governo, emanò delle leggi contro i propri stessi cittadini, colpevoli soltanto di professare una religione diversa da quella della maggioranza. Come può accadere qualcosa del genere? Vedete, quando in una società esistono delle difficoltà, e facciamo ben attenzione perché le difficoltà ogni tanto si ripresentano, e devo dire che il periodo che stiamo attraversando oggi non è molto tranquillo. Quando in una società esistono delle difficoltà,
bisogna trovare un capro espiatorio. Bisogna trovare qualcuno a cui addossare le colpe di quello che non va bene, che non funziona. Allora, quale mezzo migliore di quello di incolpare una minoranza che in quanto tale non ha possibilità di difendersi? Pensate che durante il periodo delle persecuzioni razziali, la prima legge, vi ho detto, era del 5 settembre 1938, denominata la difesa della razza nella scuola fascista, attraverso la quale tutti gli ebrei, a qualsiasi titolo frequentassero le scuole, fossero esse studenti dalle elementari fino alle università o docenti universitari, pensate, insegnavano allora nelle università italiane 149 docenti ebrei. Beh, fummo messi tutti quanti fuori dal mondo della scuola. Dicevo che quando in una società esistono delle difficoltà, non c'è sistema migliore di quello di incolpare la minoranza, appunto, che in quanto tale la minoranza non può difendersi, non ha possibilità di difendersi. Quindi tutte le colpe allora furono addossate agli ebrei. Pensate che su un giornale apparve in un articolo una frase che diceva che gli ebrei erano portatori di turpitudine. Pensate a che punto si erano arrivati. Io non avevo ancora compiuto 10 anni, frequentavo una scuola pubblica, una brava insegnante che mi voleva bene, a cui volevo bene, ebbene io fui messo fuori da quella scuola. La mia insegnante, quella che mi voleva bene, mi disse: qui non ci puoi più stare, esistono le nuove leggi, e quindi mi mise praticamente fuori dalla scuola con questa frase, senza dire neppure un mi dispiace. Ma avesse detto almeno mi dispiace, no, niente. Ma Mussolini aveva parlato. Mussolini era l'oracolo. Se Mussolini aveva emanato una legge contro gli ebrei, beh, gli ebrei qualche cosa avranno pure fatto se sono state emanate queste leggi. Pensate che gli ebrei erano un'assoluta minoranza allora in Italia, l'uno per mille della popolazione. Ma in che modo potevano influire? Non potevano influire più di tanto. Dicevo che io fui messo fuori da quella scuola, esisteva già una scuola elementare ebraica, andai a frequentare la quinta elementare, poi furono organizzate le scuole medie, inferiori e superiori. Addirittura fu organizzata anche una università clandestina, una sola facoltà, la facoltà di ingegneria, per dare modo appunto a questi ragazzi che erano stati messi fuori dal mondo della scuola di continuare a studiare. Pensate che insegnavano allora nelle università italiane 149 docenti ebrei, messi tutti fuori dalla scuola. Ecco, quello che voglio dirvi, non vorrei che fosse così frainteso. Non voglio dire che gli ebrei erano più intelligenti degli altri. Se io dicessi questo, pensassi questo, farei del razzismo. Quindi non è questo. Però dei 149 docenti che furono messi fuori dalle università, dopo la guerra, 4 di essi furono insigniti del premio Nobel. Emilio Segre per la fisica, Salvatore Luria per la fisiologia, Franco Modigliani per l'economia e Rita Levi Montalcini per la medicina. Oltre a questi, tanti scienziati, Castelnuovo, Enriquez, ci furono tantissimi scienziati che dovettero emigrare. Quindi quello che volevo sottolineare era questo:
quale danno è stato allora per la scienza e la cultura italiana la cacciata degli ebrei dalle scuole. Non solo, pensate che Albert Einstein, che era membro dell'Accademia dei Lincei, fu messo fuori dall'Accademia dei Lincei. Lui aveva scritto una lettera per chiedere chiarimenti all'allora presidente Milosevic, il quale gli rispose con una lettera di una riga, diceva: chiarissimo professore, abbiamo preso atto delle vostre dimissioni. Albert Einstein, messo fuori dall'Accademia dei Lincei. Io devo dire che per me la cacciata dalla scuola, cioè andare a frequentare la scuola ebraica, per me fu una fortuna. Fu una fortuna intanto per l'insegnamento. Erano stati mandati via dalle scuole pubbliche tutti gli insegnanti ebrei, quindi formare un corpo insegnante valido non era difficile, era, anzi, avevamo degli insegnanti davvero preparati e anche motivati nel loro lavoro, come eravamo motivati noi ragazzi, soprattutto per le parole di un preside non ebreo, il professor Nicola Cimmino, e lo ricordo sempre con tanto affetto, che parlava sempre con noi ragazzi. E mi ricordo le sue parole quando diceva: mi dispiace per voi, ma voi dovete dimostrare di non essere inferiori agli altri. Le leggi razziali vogliono far credere che gli ebrei appartengono a una razza inferiore. Io vi conosco tutti, so che non è vero, siete perfettamente uguali agli altri, ma voi dovete dimostrarlo. Queste parole erano parole che ci motivavano. Io sono sicuro che in quella scuola ogni ragazzo, naturalmente con tutte le differenze che possono esserci da individuo a individuo, io sono sicuro che in quella scuola ogni ragazzo dava il massimo. Ma poi qual è stata la mia fortuna? Io, andando via dalla scuola pubblica, persi tutti i miei amici. Praticamente sparirono tutti. Sarebbe interessante sapere perché. Certamente non dipendeva da loro. Quando io sono stato mandato via dalla scuola non avevo 10 anni, certamente non erano i miei compagni, ma certamente erano le loro famiglie, che come la maggior parte degli italiani pensavano Mussolini ha deciso e Mussolini ha sempre ragione. Questo era... Dico, qual è stata la mia fortuna? Che, andando a frequentare la scuola ebraica, sono nate le nuove amicizie. Quando io sono tornato, e vi ripeto, mi sono ritrovato solo e disperato, se non fosse stato per loro non ce l'avrei fatta. Furono loro ad accogliermi, a non lasciarmi mai solo, a farmi entrare nelle loro case, a proteggermi in tutti i modi, senza chiedermi niente, perché sapevano che io non amavo parlarne, non volevo parlare delle mie vicende per tanti motivi. Intanto perché ogni volta che si accennava quel discorso, praticamente io rivivevo certe situazioni e mi facevano male. Lo sapevano e quindi non hanno mai insistito nel chiedermi qualche cosa. Ma ripeto, sono stati la mia salvezza, sono stati i miei amici, quelli, i compagni della scuola ebraica, che mi hanno salvato dalla disperazione. Questo è stato. Ora, in famiglia le cose cambiarono, naturalmente cambiarono in peggio. Papà era un professionista, perse il suo lavoro. Cercò di adattarsi a fare dei lavori che non erano i suoi. La mia famiglia era composta di 8 persone, 4 figli, di cui io ero il più piccolo, i genitori, e vivevano con noi anche i nonni paterni.
quindi una famiglia numerosa, l'unico a lavorare era papà. Allora i miei fratelli e mia sorella furono costretti ad abbandonare la scuola per cominciare a lavorare. Io, vi ripeto, avevo 10 anni allora, mio fratello che veniva prima di me ne aveva 15, l'altro fratello ne aveva 17 e mia sorella ne aveva 19, quindi erano più grandi e cominciarono a lavorare. Devo dire che queste difficoltà che c'erano in famiglia a me non venivano fatte arrivare. Io avevo i nuovi amici, continuavo a studiare e a giocare come tutti i ragazzi, quindi posso dire che vivevo ancora felice. Ma accaddero poi tante cose. Nel 1940, il 10 giugno 1940, Mussolini, dallo storico balcone di Palazzo Venezia, annunciò agli italiani che aveva consegnato la dichiarazione di guerra agli ambasciatori di Francia e d'Inghilterra. Un fatto terribile. Pensate che però, allora, quando Mussolini si affacciò al balcone, si sapeva che avrebbe annunciato la dichiarazione di guerra. Si sapeva, perché io ricordo perfettamente dei manifesti che erano comparsi in tutta la città. Mi ricordo un manifesto dove c'era un milite che aveva una grossa catena con un anello della catena aperta, che con le mani strappava la catena e diceva: l'Italia rompe le catene che la soffocano nel suo mare. C'erano altri manifesti che dicevano: spezzeremo le reni alla Grecia. Ma perché? Ma perché spezzeremo le reni alla Grecia? Ebbene, quando Mussolini, il 10 giugno del 1940, annunciò la dichiarazione di guerra alla Francia e all'Inghilterra, allora Roma contava 1 milione di abitanti. Io credo che almeno la metà dei romani erano lì a Piazza Venezia e nei dintorni, in via di quella che adesso è via dei Fori Imperiali, allora via dell'Impero, le strade limitrofe, a osannare Mussolini. Ma come si può osannare per una dichiarazione di guerra? In guerra si muore. In guerra si muore. Nel ciclo continuo delle generazioni è triste, ma è normale, che siano i figli ad accompagnare i propri genitori all'ultima dimora. In guerra accade l'opposto. Sono i genitori che accompagnano all'ultima dimora i figli. Ma vi rendete conto dell'enormità di questo? Esultare per una dichiarazione di guerra. E poi chissà quanti tra quelli che erano presenti lì hanno dovuto subire loro stessi o dei lutti a causa della guerra. Ma questo era. Ora, le leggi razziali, vi parlavo delle leggi razziali, naturalmente non si limitarono a quella sulla scuola. Pensate che furono emanate ben 87 leggi contro gli ebrei, ognuna delle quali proibiva agli ebrei qualche cosa. Ecco, vedete, questo è un libro. È un libro dove sono contenute tutte le leggi razziali. È un libro che l'allora presidente della Camera, Violante, nel 1999, quando era in discussione alla Camera l'istituzione del giorno della memoria, volle che fossero stampate e consegnate a tutti i deputati, a tutti i senatori, le leggi razziali
contro gli ebrei, in modo che sapessero esattamente che cosa avevano significato queste leggi, che cosa fossero queste leggi. Ecco, leggere tutte 87 leggi sarebbe impossibile, passerebbe non solo tutta la mattinata, ma forse ci vorrebbe anche maggiore tempo. Però io ho fatto un elenco di quelle che ritengo tra le più assurde, oltretutto tra le più inutili, perché non avevano altro scopo che quello di rendere la vita difficile, se non impossibile, agli ebrei. Quindi, oltre alla proibizione di frequentare le scuole di ogni ordine e grado, anche non governative, attenzione, gli ebrei non potevano insegnare neppure in una scuola privata. La legge diceva che era vietato agli ebrei insegnare anche e frequentare le scuole anche non governative. Le leggi razziali, come vi ho detto, toglievano lavoro. Lavoro, non soltanto la cancellazione dagli albi professionali, ma perfino pensate che a Roma vivevano 800 capifamiglie ebrei che vivevano del povero mestiere di venditore ambulante. La popolazione degli ebrei romani allora erano circa 12.000. Ebbene, 800 capifamiglia furono da un giorno all'altro privati del loro sostentamento, del loro lavoro. Uscivano con i carrettini a mano, andavano agli angoli delle strade o nei mercati a vendere le loro mercanzie. Ebbene, fu vietato agli ebrei di esercitare il commercio ambulante. Quindi toglievano il passaporto, storia, sostegno, la possibilità di stare, di uscire. Ecco, la possibilità di uscire, era stato tolto il passaporto. Non subito, ma nel 1940 agli ebrei fu tolto il passaporto e fu vietata la concessione del passaporto. Quindi non potevamo andare a cercare una terra che ci accogliesse, dove potessimo vivere e lavorare in pace, no. Dovevamo rimanere e subire tutte le vessazioni a cui venivamo sottoposti. Vi ho detto che fummo cancellati dagli albi professionali. Ecco, a questo proposito voglio raccontarvi un episodio che io ricordo. Attenzione, io sono un testimone, io vi parlo soltanto di quello di cui io sono a conoscenza, non vi dirò assolutamente niente di quello che ho sentito dire. Il testimone deve dire quello di cui chi ha visto e vissuto con i propri occhi o che ha sentito con le proprie orecchie. Bene, io mi ricordo un giorno papà tornò a casa, era molto emozionato. Quella mattina era stato in tribunale ad assistere a un processo contro un medico ebreo che era stato accusato di aver curato una bambina ariana. Era emozionato perché ricordavaci, poi ce lo disse, le arringhe degli avvocati difensori, non soltanto, ma anche del pubblico ministero, che prese il pubblico ministero che doveva rappresentare l'accusa, prese le difese dell'imputato. Era accaduto questo: una mamma aveva la bambina che stava male. A un certo momento si accorse che questa bambina era peggiorata. Allora, disperata, corsa a chiamare un medico che conosceva, ebreo, e questo medico non esitò un momento a rispondere alla richiesta di questa mamma disperata. Qualcuno se ne accorse e lo denunciò e dovette subire un processo. L'imputato fu assolto perché aveva agito in stato di necessità, ma aveva dovuto subire un processo per aver salvato una vita. Vi rendete conto dell'assurdità di certe leggi, di certe norme? Questa era una di quelle. Allora,
Gli ebrei non potevano avere una bancarella di venditore ambulante, possedere un apparecchio radio. Ecco, l'apparecchio radio ci fu sequestrato prima. Poi il sequestro fu tramutato in confisca. Quando io sono tornato dall'inferno e sono andato a reclamare la restituzione del mio apparecchio radio al commissariato di pubblica sicurezza di via Fratelli Bandiera, qui a Roma, l'apparecchio non c'era più ed era stato venduto in regola con la legge, perché attraverso la confisca i beni degli ebrei potevano essere, dovevano essere venduti e il ricavato doveva andare per risarcire coloro che erano danneggiati dai bombardamenti degli alleati. Quindi tutto in regola. Ufficialmente il motivo era quello. Chissà che il mio apparecchio radio non sia finito invece nella casa di qualche gerarca. Può darsi anche questo. Gli ebrei non potevano frequentare località di importanza strategica, numerosissime località, particolarmente luoghi di villeggiatura, furono dichiarati di importanza strategica. Ma non solo, ma tutte le coste, a partire da Ventimiglia per le isole fino a Trieste, tutte le coste furono dichiarate di importanza strategica, quindi noi ebrei non potevamo fare un bagno al mare. Quale poteva essere il danno? Ma che eravamo portatori di qualche malattia contagiosa e sulla spiaggia potevamo trasmettere la malattia contagiosa agli altri? Quale poteva essere lo scopo di vietare agli ebrei di andare al mare? Non so, io questa è l'esperienza mia personale, con mamma andammo a Soriano del Nuncimino, mi ricordo perfettamente la pensione Carolino a Soriano del Nuncimino, ma la mattina dopo arrivò il maresciallo dei carabinieri: signora, lei deve ripartire col primo treno. Anche Soriano nel Cimino, dove non c'era niente, se non il castello che era adibito a penitenziario, ma aveva le mura spesse 7-8 metri, non si entrava e non si usciva da quel cancello, da quei portoni. E quando mamma gli disse: ma perché, ma che cosa c'è qui di importanza strategica? Lei, signora, non lo può sapere. Questo è il maresciallo dei carabinieri, il comandante della stazione dei carabinieri. Continuo in questo breve, brevissimo elenco che ho preparato. Era evitato commerciare il lana da materassi, in articoli per bambini, in materiali ferrosi, in carte da gioco. Ma perché? Carburo di calcio serviva allora per fare le lampade, siccome mancava spesso la corrente elettrica, e allora c'erano le lampade ad acetilene col carburo di calcio in modo da poter illuminare la casa o quello che era. Non potevamo far parte di associazioni culturali e sportive. Tra l'altro il presidente della squadra di calcio della Roma era ebreo, era un certo Sacerdoti, dovette lasciare la presidenza della Roma. Non potevamo far parte dell'ente protezione animali, di detenere i piccioni viaggiatori, di pubblicare un libro, un articolo, un lavoro scientifico. Insomma, non potevano avere un diritto umano di qualsiasi tipo e a qualsiasi livello. Tutti i varchi vennero chiusi, in modo che da nessuna parte, in nessun modo, fosse possibile trovare una via d'uscita. Forse qualcosa si sarebbe voluto fare, ma nessuno si mosse. Ci sono stati poi degli esempi, per cui degli stati dove gli ebrei si sono salvati. Uno di questi è la Danimarca. Il re Cristiano X, quando gli occupanti tedeschi imposero
la stella gialla sui loro abiti, il re Cristiano X disse che se gli ebrei avessero dovuto portare la stella gialla, anche lui si sarebbe messo la stella gialla, e i tedeschi dovettero ritirare l'ordinanza. Non solo, ma praticamente in una notte tutti gli ebrei della Danimarca furono fatti evacuare, furono fatti salire sui pescherecci e trasportati in quelle poche miglia di mare, e trasportati tutti quanti in Svezia, e quindi gli ebrei furono salvi. Un altro episodio, la Bulgaria. La Bulgaria era alleata della Germania, ma non era entrata in guerra. Aveva però fatto un patto con la Germania, cioè il transito delle truppe tedesche in Bulgaria in cambio della Macedonia, che la Bulgaria aveva sempre rivendicato ma che non era mai riuscita ad ottenere. Ebbene, quando i tedeschi arrivarono a Sofia, fecero subito una razzia degli ebrei. Erano pronti i treni nella stazione di Sofia. Ci furono due episodi. Il primato ortodosso, che sul sagrato della chiesa parlò ai fedeli e gli disse che gli ebrei che erano stati arrestati sarebbero stati mandati a morire. Ci fu però un'altra cosa, un altro episodio. Attenzione, la Danimarca aveva adottato le stesse leggi razziali dell'Italia. Il re Boris di Bulgaria aveva sposato Giovanna di Savoia, cioè la figlia di Vittorio Emanuele III. Quindi aveva adottato le stesse leggi razziali italiane. Accadde però che quel giorno in cui ci fu la razzia degli ebrei da parte dei tedeschi, il vicepresidente del Parlamento bulgaro, Dimitar Pešev si chiamava, arrivò in Parlamento e gli dissero subito che era in corso il rastrellamento degli ebrei per essere deportati. E lui disse: non è possibile, manca l'approvazione del Parlamento, e si recò dal re. E disse: maestà, lei ha firmato per la deportazione degli ebrei, il Parlamento non è d'accordo, o perlomeno il Parlamento non l'ha votato, quindi deve ritirare l'ordinanza. Il re fu irremovibile. Allora Dimitar Pešev tornò in Parlamento, raccolse le firme di un numero della quasi totalità dei deputati. Tornò dal re e lo mise davanti al fatto compiuto. Il re dovette ritirare l'ordinanza, praticamente l'autorizzazione alla deportazione degli ebrei, e gli ebrei di Bulgaria furono salvi. Quindi qualche cosa si poteva fare. In Italia non c'è stato nessuno, cioè sono stati pochissimi. Sono stati pochissimi quelli che hanno dato voce al dissenso. C'è stato Benedetto Croce, ci fu Pietro Calamandrei, ma sono stati molto pochi. Ora, le leggi razziali italiane dovevano seguire tutto un iter, cioè andare prima al Consiglio dei Ministri e poi il Parlamento. Ecco, questo è un giornale dell'epoca. Per me è un giornale prezioso questo. Vedete la testata, è esattamente uguale a come oggi, non c'è nessuna differenza. Quindi le leggi per la difesa della razza approvate dal Consiglio dei Ministri. Il 6 dicembre, queste leggi, questa del 15 novembre, il 6 dicembre approdarono in Parlamento.
dei 400 deputati erano presenti in Parlamento a Montecitorio 349. Il presidente Costanzo Ciano mise queste leggi in votazione, tutta una per una, quelle che erano state emanate fino a quel momento, mise in votazione queste leggi per alzare di mano. Ebbene, ognuna di queste leggi fu approvata all'unanimità. Poi tutto il pacchetto, così si dice in gergo politico, delle leggi che riguardano lo stesso argomento, e quindi l'argomento era la difesa della razza, vennero messi in votazione a scrutinio segreto. Ebbene, il risultato fu questo: 349 deputati presenti, 349 a scrutinio segreto votarono sì. E alla fine della votazione, tutti i deputati in piedi, attenzione, queste non sono cose che ho sentito dire, sono cronache parlamentari che sono consultabili ancora oggi. 349 deputati in piedi, al grido di duce, duce, intonarono l'inno Giovinezza. Quindi praticamente rappresentavano la totalità degli italiani. Queste sono state le leggi razziali. Quindi, ragazzi, mi dispiace dirlo, io sono italiano, amo il mio paese. L'avrei voluto diverso, forse lo vorrei diverso anche oggi. Vedete, oggi stiamo correndo dei rischi, abbiamo delle difficoltà. E difficoltà c'erano anche allora. Beh, io spero che non venga trovato, certamente non saranno gli ebrei, abbiamo già dato. Ma non vorrei che fosse trovato un capro espiatorio per quello che sta avvenendo qui nel nostro paese, dove in questo momento stiamo davvero correndo dei rischi. Qualcuno ha detto: facciamo la marcia su Roma. Oh! La marcia su Roma, che è stato l'inizio del fascismo, ma ce lo dimentichiamo questo. Eppure abbiamo una Costituzione che è la più bella Costituzione che esista in Italia, che esista al mondo. Applichiamola la Costituzione. Io sinceramente non temo per me, ma ho tanta paura. Ho tanta paura perché se dimentichiamo il passato, e lo stiamo dimenticando, il passato può ritornare. Bene, io mi auguro che tutto, che venga trovata una qualche forma che ci eviti il baratro. Comunque, continuo il mio racconto. La guerra andava avanti, l'Italia che doveva spezzare le reni alla Grecia se non fossero arrivate le truppe tedesche in Grecia a dare aiuto agli italiani, sarebbero stati ributtati fuori. La guerra continuava. Sempre privazioni, arrivammo così al 1943. Nel 1943 gli italiani cominciarono già da prima, cominciarono ad accorgersi che il fascismo stava portando l'Italia alla catastrofe. Aveva perso l'Africa orientale, occupata nel 1935. Ecco, a proposito dell'Africa orientale, mi viene in mente una cosa che è bene che si sappia. L'Italia fece guerra all'Etiopia, voleva la colonia. Ebbene,
guidavano le truppe italiane due marescialli d'Italia. Uno era Badoglio, l'altro era Rodolfo Graziani. Pochi mesi fa, Rodolfo Graziani, che è stato il primo a sperimentare i gas asfissianti contro la popolazione etiope, è stato il primo, non è stata la Germania a usare i gas, la prima a usare i gas asfissianti per uccidere gli ebrei, come è avvenuto. La prima è stata l'Italia, Rodolfo Graziani, in Africa orientale. Ebbene, pochi mesi fa, ad Affile, un paese a 40 chilometri da Roma, dove è sepolto Graziani, è stato inaugurato un mausoleo a Graziani. Non è stata un'iniziativa di pochi. Questo mausoleo ha avuto il contributo della Regione Lazio. Quindi un'istituzione italiana, finanziata da noi, da tutti noi. Anche noi tutti abbiamo dato i soldi per costruire questo mausoleo. Una notizia di venerdì scorso a Salerno. Sabato Visco, che è stato uno degli estensori delle leggi sulla razza del 1938, a Sabato Visco è stata intitolata una strada. Questa è una notizia di venerdì passato. E allora che facciamo? Onoriamo i fascisti? Rivogliamo il fascismo? Questa è la strada. E facciamo bene attenzione. Sappiamo quello che è stato. Ma purtroppo c'è tanta gente che pensa sempre, beh, italiani brava gente. Noi che c'entriamo? E ogni tanto viene fuori qualche voce che dice, ma tutto sommato il fascismo non è poi stato tanto male. No! Il fascismo ha portato miseria e lutti. Questo è stato il fascismo. Che poi abbia fatto le strade, che abbia costruito via dell'impero, questa è un'altra cosa. Probabilmente sarebbe stato fatto con qualsiasi altro governo. Ma il fascismo non è stato tutto il male, no? Il fascismo è stato il male assoluto. Dunque torno a raccontarvi la mia storia. Arriviamo al 1943. 1943, il 25 luglio, il Gran Consiglio del Fascismo mise in minoranza Mussolini. Il re fece arrestare Mussolini, dette l'incarico di formare il governo al maresciallo Badoglio. Badoglio disse: la guerra continua a fianco della Germania, e non abrogò le leggi razziali, tutto continuò come prima. Però l'Italia, il 10 luglio del 1943, le truppe alleate erano sbarcate in Sicilia, occuparono la Sicilia in meno di un mese. Attraversarono lo stretto e stavano risalendo la penisola. La Germania mandò le truppe in Italia per sostenere le truppe italiane che non riuscivano a contenere l'avanzata delle truppe alleate. Scusate se io faccio una parentesi e torno un momento indietro, mi viene in mente adesso una cosa che voglio ricordare e che riguarda sempre il 1943 e riguarda il mese di aprile del 1943. Il 19 aprile del 1943 iniziò la rivolta del ghetto di Varsavia.
Nel ghetto di Varsavia, dal 1940, quando i tedeschi occuparono Varsavia, gli ebrei furono rinchiusi in un ghetto, erano 380.000. Erano stati creati i campi di Treblinka, quindi siamo nel mese d'aprile sono successe tante cose. Il 19 aprile gli ebrei, naturalmente ridotti all'estremo delle forze, morivano per le strade, morivano di fame, sapevano che i trasporti che partivano da Varsavia, gli ebrei avevano saputo che andavano a morire, e allora decisero la rivolta. Naturalmente su 80.000 le persone valide non erano poi tante. Ebbene, il 19 aprile 1943 iniziò la rivolta del ghetto di Varsavia. Le truppe tedesche circondarono il ghetto, avevano i cannoni e sparavano cannonate all'interno del ghetto. Pensate che la rivolta del ghetto di Varsavia è durata esattamente 29 giorni, fino al 16 di maggio. È stata di un eroismo straordinario. Se pensate che ridotti in quelle condizioni hanno resistito per 28 o 29 giorni, quando la grande Francia, che aveva aerei, carri armati, truppe organizzate, la linea Maginot, la libera fortificata, ha resistito 26 giorni alle truppe tedesche e poi si è arresa. Il ghetto di Varsavia ha resistito quasi 28 giorni e qualche ora. Quindi, ecco, io credo che sia un fatto da ricordare questo. Sono stati un eroismo straordinario. Morirono tutti, praticamente. Quelli che riuscirono a salvarsi furono poi deportati nei vari campi di Sobibor, Treblinka e anche ad Auschwitz, dove poi hanno fatto la fine che hanno fatto. Erano campi di sterminio. Beh, io credo che meriti di essere ricordata. Non riguarda noi, non riguarda l'Italia, ma è stata una prova di eroismo davvero straordinaria. Dicevo, vi ho detto del 25 luglio, Badoglio si rese conto che l'Italia non poteva continuare la guerra a fianco della Germania e chiese l'armistizio agli alleati. Le truppe tedesche erano già in Italia. L'Italia praticamente fu divisa in due. Gli alleati, le truppe alleate, avevano già liberato il centro-sud, erano anche sbarcate a Salerno e praticamente avevano liberato il centro-sud. Badoglio chiese l'armistizio e poi fuggì insieme al re e arrivò a Brindisi, che era già stata liberata dalle truppe alleate. L'Italia fu divisa in due. Il centro-nord, compresa Roma, occupata dalle truppe tedesche, e il centro-sud fu liberato dalle truppe alleate. Tutto il centro-sud fu liberato dalle truppe alleate, eccetto Napoli. Quando l'8 settembre le truppe tedesche entrarono a Napoli con cannoni e carri armati, tutta la popolazione napoletana scesi strada. Ogni piazza, ogni vicolo, ogni strada divenne un campo di battaglia. E i tedeschi, che ripeto, avevano cannoni e carri armati, furono costretti a fuggire e a ritirarsi al di là
del fiume Garigliano che, che divide il Lazio dalla Campania. È una delle più belle pagine della nostra storia. Io sinceramente non so, io frequento le scuole e spesso quando vado nelle scuole domando: ma in questa scuola si studiano le quattro giornate di Napoli? Ebbene, anche a Napoli molto spesso mi dicono no, però si studiano le cinque giornate di Milano, come che fossero la stessa cosa. Ripeto, una delle più belle pagine della nostra storia che viene ignorata dall'insegnamento. Non è giusto. È stato un atto eroico quello della popolazione napoletana. Riuscire con la forza della disperazione a liberarsi da soli. Roma fu occupata dalle truppe tedesche. Soltanto 20 giorni dopo i responsabili della comunità ebraica furono convocati al comando tedesco. Kappler, il comandante delle SS a Roma, impose agli ebrei il versamento di 50 chili d'oro entro 36 ore, che se non fossero stati versati, 200 capifamiglie ebrei sarebbero stati deportati in Germania. Io ricordo papà era disperato, diceva: non ce la faremo mai, dove andiamo a trovare 50 chili d'oro? Erano passati 5 anni dall'emanazione delle leggi razziali, 3 anni di guerra difficili per tutti. Se nelle case degli ebrei c'era qualche cosa di prezioso, era già stato venduto. Però si verificò un fatto straordinario. Quella solidarietà che nel 1938 all'emanazione delle leggi razziali era venuta a mancare, si risvegliò. Tant'è vero che i 50 chili d'oro furono trovati grazie all'aiuto di tanti non ebrei, per lo più gente umile, che si mise in coda per portare il proprio contributo, che poteva essere magari l'oggetto più caro, come un anello o una catena. Soltanto grazie a loro fu possibile trovare 50 chili d'oro e pagare questo riscatto che era stato chiesto. Kappler disse che gli ebrei potevano vivere tranquilli. Avevano pagato e quindi non ci sarebbero state altre richieste. Mi ricordo le parole di papà quando disse: credo che possiamo essere tranquilli. Abbiamo la parola di un ufficiale tedesco che non saranno presi altri provvedimenti contro gli ebrei. La parola d'onore di un ufficiale conta sempre tanto. A qualsiasi esercito appartenga, la parola d'onore, un ufficiale non verrà mai meno alla parola d'onore che ha dato. Invece era una trappola. Il 16 ottobre 1943, quindi 20 giorni dopo, le SS circondarono il ghetto di Roma, entrarono in tutte le case del quartiere, avevano elenchi precisi alla mano e portarono via tutti. Poi con questi elenchi i veicoli della razzia si spostarono in altre parti della città, entrarono nelle case degli ebrei e portarono via tutti quelli che trovarono. Con la mia famiglia noi riuscimmo a sottrarci alla cattura. Alla sera di quell'infausto 16 ottobre erano stati arrestati 1252 ebrei di Roma. Furono tutti portati al collegio militare in via della Lungara, a 100 metri dall'ospedale di Santo Spirito. 230 vennero rilasciati, erano stati riconosciuti che non erano ebrei,
erano in genere figli di matrimonio misto, tra un ebreo e una cattolica, o tra un cattolico e un ebreo. E quindi vennero, però di religione cattolica, vennero rilasciate, ne rimasero 1022. La sera stessa al collegio militare, Marcella Perugia, una giovane donna ebrea, dette alla luce un bambino. Tutti implorarono che fosse ricoverata all'ospedale di Santo Spirito, non ci fu niente da fare. Il giorno 18, i 1023 innocenti, compreso quel bambino ancora senza nome, furono portati alla stazione di Burtina, stipati su carri bestiame che partirono per ignota destinazione. Dopo 5 giorni e 5 notti di sofferenze, poi vi dirò perché io le ho vissute dopo, arrivarono ad Auschwitz, superarono la selezione dell'arrivo 149 uomini e 49 donne. Tutti gli altri, quindi uno scarso 20%, superarono la selezione dell'arrivo. Tutti gli altri, tutti, la sera stessa, insieme ad altre migliaia di persone, di esseri umani, erano stati ridotti in fumo e cenere. Ma pensate, alla fine della guerra, di questo gruppo romano di 1023 innocenti, hanno fatto ritorno alle loro case in 16, 15 uomini e una sola donna. Ora c'è chi vuole negare, c'è chi vuole negare e questo è stato. Ma come possono negare? Ci sono nomi e cognomi di tutti quelli che sono morti lì. Pensate, 222 bambini ridotti in fumo e cenere il giorno stesso, la sera stessa del 23 ottobre, quando arrivano ad Auschwitz. Sono nomi e cognomi. Come possono negare? Perché negano? Sono scomparsi. Ma io penso una cosa. Esistevano allora quelli che collaboravano, tanti purtroppo, tanti fascisti che collaboravano con le SS per mandare a morire gli ebrei. Ebbene, io penso che se oggi rivivessimo una situazione del genere, come c'erano allora quelli che erano alleati dei carnefici, ci sarebbero anche oggi. E probabilmente sarebbero carnefici essi stessi. Ecco perché negano. Non si può negare l'evidenza. Esiste Liliana Picciotto, una storica, ha scritto un libro dove riporta nome, cognome, data dell'arresto di tutti quelli che sono stati deportati. 8.600 furono i deportati dall'Italia e dalle isole del Dodecaneso che erano italiane. 8.600 deportati. Esiste nome e cognome di ognuno, di quelli che sono morti e di quelli che sono tornati, pochi purtroppo. E oggi ci contiamo sulle dita di una mano. D'altra parte sono passati 70 anni da allora. Se considerate che nessun bambino è sopravvissuto. Quindi ormai siamo rimasti molto pochi ad aver vissuto quegli eventi terribili. Noi, ho detto, che riuscimmo a sottrarci alla cattura. Trovammo un rifugio
i miei nonni, cioè un portiere ci dette le chiavi di un appartamento arredato, sapeva che eravamo ebrei. Questo stesso portiere, che era un eroe perché rischiava davvero tanto, si prese in casa i miei nonni e a me e ai miei fratelli ci aprì la porta di una cantina. Noi tutte le sere andavamo a dormire in quella cantina, ma durante il giorno dovevamo necessariamente uscire. La mattina, appena svegli, salivamo nell'appartamento per lavarci, per cambiare la biancheria e poi insieme a papà subito in strada per cercare i mezzi per continuare a vivere. Non avevamo più niente. Dovevamo procurarci il denaro per continuare a vivere e poi in quelle condizioni di fuggitivi, sempre con il pericolo, andando in strada, di essere riconosciuti e di essere arrestati. Andavamo in giro per la città con i miei fratelli, papà, acquistavamo dovunque si trovasse qualche cosa da acquistare per poi andarla a rivendere a qualcun altro in qualche altra parte della città. Devo dire che in questo modo, o uno o l'altro, la sera quando rientravamo a casa, qualche cosa c'era, mettevamo da parte i soldi per il giorno dopo per poter acquistare ancora qualche cosa, ma riuscivamo ancora quantomeno a vivere per avere l'indispensabile. In questo modo così precario arrivammo al 7 aprile del 1944, data che ho ricordato già all'inizio del mio intervento. Quando quella mattina con i miei fratelli dalla cantina salimmo nell'appartamento, papà disse: ragazzi, questa sera è Pesach. Pesach in ebraico significa Pasqua. Perché questa sera non stiamo insieme? Facciamo il Seder. Il Seder è la cena pasquale. Vedete, il rituale del Seder è esattamente lo stesso che veniva celebrato 2000 anni fa. Quindi la gran parte delle preghiere sono in aramaico, che era la lingua che si parlava 2000 anni fa nella Palestina dove viveva Gesù, e quindi praticamente non è cambiato niente. Si legge, si fa il Seder, c'è la cena pasquale, si legge l'Haggadà, che è il rituale della Pasqua, ed è una grande festa, è la festa della libertà. Ricorda quando gli ebrei, 33 secoli fa, che erano schiavi in Egitto, guidati da Mosè, attraversarono il Mar Rosso e furono liberi. La parola Pesach, che poi ha dato origine alla Pasqua, alla parola Pasqua, può avere un doppio significato. Significa passaggio. Può significare il passaggio dalla schiavitù d'Egitto alla libertà, dopo aver attraversato il Mar Rosso, e può anche significare passaggio del Mar Rosso. Quindi è una grande festa. Noi l'avevamo sempre celebrata, casa nostra era... La sera della Pasqua venivano a casa nostra i fratelli di papà con le loro famiglie ed era una grande festa. Quindi noi accogliemmo con gioia l'invito di papà. Mia nonna il 13 marzo si era sentita male. Papà l'aveva portata in ospedale, non so con quale mezzo, però dopo qualche ora nonna era morta. E io dico: per fortuna nonna è morta. Quante sofferenze le sono state risparmiate, che è morta pochi giorni prima che noi venissimo arrestati. Quando eravamo a casa ancora a recitare le preghiere,
bussarono alla porta. Andò ad aprire mia sorella, rientrò nella sala da pranzo, era sconvolta. Dietro di lei due SS con i mitra spianati. Un altro SS con due italiani, con due fascisti, che li avevano accompagnati fino sulla porta di casa, erano rimasti sulla porta di casa. E l'altro SS, anche lui, con il mitra spianato. Cominciarono subito a parlare in tedesco, ma chi li capiva? Poi uno di questi consegnò a papà un foglietto, c'era scritto 20 minuti di tempo e dovete essere fuori. Portate con voi tutto quello che avete, qualche indumento e tutto quello che avete di valore, perché dove vi porteremo vi potrà servire. Erano assassini. Anche quelli fascisti che li hanno accompagnati sapevano perfettamente che saremmo andati a morire. Se avessero potuto immaginare che un giorno qualcuno di noi sarebbe ritornato nella propria casa, avrebbe voluto pensare che avremmo voluto riconoscerli e, perché no, magari vendicarci. Se non hanno avuto questo timore, significa che sapevano perfettamente che nessuno di noi sarebbe mai ritornato nella propria casa. Erano assassini, ma erano anche ladri, perché poi noi fummo spogliati di tutto. Quindi gli oggetti di valore noi non avevamo niente, ma li avessimo avuti ce l'avrebbero tolti, assassini e ladri. Questo erano. E oggi c'è ancora chi vuole osannarli. Ma com'è possibile una cosa del genere? Com'è possibile? Scendemmo al portone, c'era un'ambulanza che ci aspettava. Uno dei due fascisti si rivolse a papà, ancora. Si erano presi 40.000 lire, perché pagavano le SS 5.000 lire per ogni ebreo che veniva fatto arrestare per essere mandato a morire. E quello che si rivolse a papà, dici dove è nascosto denaro, gioielli, li recuperiamo e domani sarete liberi. I sciacalli erano, nient'altro che sciacalli. Salimmo su quell'ambulanza, dopo 5 minuti eravamo nel carcere di Gina Celi. Durante il tragitto mia sorella disse che aveva riconosciuto uno di quei due fascisti. Quella mattina, quando era uscita da casa per andare al mercato a cercare qualche cosa per la cena, era stata seguita da questo giovane. Questo giovane gli aveva rivolto qualche parola. Mia sorella non aveva ancora 23 anni. Vi assicuro, era una ragazza bellissima. Questo gli aveva rivolto delle parole, poi siccome insisteva ci raccontò, Anna ci raccontò che gli aveva detto: senti, fammi il piacere, vattene, gira la larga, e non l'aveva più vista. Evidentemente l'aveva seguita perché voleva sapere dove era nascosta, e soltanto per caso poi ci ha trovato tutti quanti insieme. Non fosse stata la sera della Pasqua, non avrebbe trovato noi fratelli che saremmo stati nella cantina, non avrebbe trovato uno zio che era venuto a trovarci. Sapeva dove eravamo rifugiati, per farci gli auguri della Pasqua era voluto rimanere per fare insieme a noi la cena della Pasqua. Arrivavamo nel carcere di Gina Celi. Entrare in un carcere è quanto di più sconvolgente ci sia. Sentire i cancelli che si chiudono alle spalle, con la coscienza di non aver commesso nessun reato. Io, ragazzo, 15 anni, sapevo che in galera ci finiva chi aveva commesso qualche delitto, qualche reato. Ma noi eravamo davvero la più pacifica delle famiglie.
Fummo messi faccia al muro, alle nostre spalle una porta nella quale venivamo fatti entrare uno per volta. C'erano due guardie carcerarie italiane, riempivano la scheda, nome, cognome, data di nascita, paternità, maternità, poi tutti i connotati, il colore degli occhi, il colore dei capelli, il peso, l'altezza, riempì tutta la scheda. Quando toccò il mio turno, riempita la scheda, mi disse di imprimere l'impronta del dito indice della mano sinistra su un tampone di inchiostro e di portarlo sotto la scheda. Io esitai. Allora mi prese la mano, me l'accompagnò sul tampone e poi sotto la scheda. E mi disse vai. Io uscii da quella porta per andarmi a rimettere faccia al muro. Uscii piangendo, singhiozzando. E papà se ne accorse. Allora papà sentì il bisogno di rivolgerci qualche parola. Ci chiese perdono, papà. Non ho mai saputo cosa volesse farsi perdonare, ma che cosa voleva farsi perdonare. Non gliel'ho mai chiesto. Poi evidentemente aveva intuito, aveva capito che eravamo sull'orlo di un abisso dove stavamo precipitando. Ricordo le sue parole, una per una non le ho mai dimenticate. Rivolto a noi figli disse, ragazzi, possono accadere le cose terribili, mi raccomando, qualsiasi cosa succeda, siate uomini, non perdete mai la dignità. Aveva capito papà che il pericolo maggiore era quello che perdessimo la dignità. Ma come si fa, come si può mantenere la dignità quando si ha fame? Quando si è disposti a subire qualsiasi sopruso per vivere un altro giorno, un'altra ora. Quando si guarda con occhi supplichevoli l'aguzzino che ti sta versando la brodaglia con la speranza che affondi un pochino di più il mestolo per ricavarne qualche cosa di più solido. Ma dov'è la dignità? L'aguzzino si odia, non si implora. Sì, c'era chi manteneva la dignità. Erano quelli che si ribellavano. Ogni tanto accadeva questo. Ma andavano incontro alla tortura e alla morte. E noi e gli altri prigionieri dovevamo assistere alla tortura e alla morte. Ma io avevo 15 anni. Io non volevo morire. A quell'età si rimane aggrappati alla vita. A costo di subire qualsiasi cosa. E certamente qualche volta, ignorando, dovendo ignorare la promessa fatta a papà, quando ci chiese di mantenere la dignità. Entrammo nel carcere, trovammo lì nel carcere davvero quella tanta solidarietà, quanta gente per bene esiste nel carcere. Insieme a papà, che non mi lasciava un momento, io ero il più piccolo, pensavo che potessi essere quello che avrebbe voluto avere più bisogno di essere protetto. Insieme a papà entrammo in una cella dove c'erano già tre prigionieri. Furono meravigliosi, cercarono di farci coraggio. Uno il giorno dopo ricevette un pacco da casa che conteneva dei viveri
e ne divise il contenuto con tutti gli altri. Mi ricordo Ciccio, belli alleati sono sbarcati a Anzio, presto arriveranno e saremo tutti liberi. Invece no. Dopo alcuni giorni di permanenza nel carcere Ginaceli, fummo fatti salire su dei camion che partirono verso il nord. Arrivati in località qui a Prima Porta, si fermarono sulla piazza di Prima Porta. Sulla piazza di Prima Porta, non so se qualcuno di voi la conosce, c'è, uscendo dalla città sulla destra, dove inizia la via Tiberina, c'è una rupe. Sotto la rupe ci sono delle grotte. Oggi davanti a queste grotte ci hanno messo una cancellata per evitare che la gente possa entrare da dentro. Allora non c'era la cancellata, non c'era. Arrivati a Prima Porta cominciarono a urlare le SS, a farci scendere, e con i calci dei fucili dei mitra ci spingevano dentro queste caverne. E noi capimmo che era arrivata la nostra fine. Avevamo saputo i particolari dell'eccidio delle fosse ardeatine che c'era stato pochi giorni prima, il 24 marzo, e noi eravamo neppure alla metà di aprile. Quindi eravamo alla disperazione, cominceranno a sparare, faranno saltare la rupe e poi rimarremo là sotto. Invece qualcuno capì, volevano che facessimo là dentro, in queste caverne, facessimo i nostri bisogni, perché avremmo dovuto viaggiare tutta la notte e non si sarebbero più fermati. Ma noi abbiamo vissuto quei momenti con la stessa angoscia di quello che va a morire. Ci è mancato niente. Avessero cominciato a sparare, avessero fatto saltare la rupe, beh, io ci penso e dico che sarebbe stato meglio. Quante sofferenze sarebbero state risparmiate a tanta gente, a cui sono stati fatti fare 2000 chilometri, più di 2000 chilometri, soltanto per portarli a morire. Sarebbe stato meglio. Oggi lì in quel luogo ci sarebbe certamente un mausoleo, oppure almeno una lapide che lo ricorda, qualcuno che va lì a recitare una preghiera o a portare un fiore. Ma se io voglio portare un fiore ai miei cari, dove lo porto? Posso soltanto gettarlo nel vento. È nel vento che sono finiti. Ma il viaggio proseguì, non vi sto a raccontare, arrivammo a Fossoli. Fossoli era un campo di transito, un campo italiano, sorvegliato da italiani, con una piccola guarnigione di SS al di fuori del campo. Entravano soltanto le SS una volta al giorno per fare l'appello. Sorvolerei su Fossoli, vi racconto soltanto un particolare. Era il primo maggio, era una giornata di sole, eravamo tutti quanti lì in giro per il campo. A un certo punto entrò un SS, me lo ricordo, ce l'ho ancora davanti. Se lo incontrassi oggi nelle condizioni di allora non avrei nessuna difficoltà a riconoscerlo. Entrò nel campo, io non l'avevo visto mai, quindi doveva essere uno arrivato da poco. A un certo punto cominciò a urlare, ma nessuno capiva che cosa vorrà, parlava in tedesco, nessuno lo capiva.
E più passavano i momenti e più la sua ira montava, fino a che si avvicinò a un giovane pacifico di Castro, tirò fuori la pistola e gli sparò in fronte. E Pacifico cadde a terra, morto all'istante, e rimase a terra per tutta la giornata fino a sera, quando arrivò un carro funebre e lo portò via. E noi ci domandammo: ma che cosa ha fatto? Non aveva fatto assolutamente niente. Io penso che questo SS abbia voluto dare subito, appena arrivato, una dimostrazione che lui era la forza. Qualcun altro ha detto: ma Pacifico portava un berretto e non se l'è tolto, gli aveva detto, probabilmente gli aveva detto di togliersi il berretto in segno di rispetto. Come sono andate le cose non lo so, so che Pacifico è morto all'istante lì. Il 15 maggio ci dissero di giorno dopo saremmo partiti. Ci dissero di raccogliere, scusate. Scusate, nel senso, qualche momento, qualche cedimento alla commozione. Ma io raccontandovi questi eventi li rivivo. È come che fosse successo adesso. Ma ci dissero che il giorno dopo saremmo partiti di raccogliere le nostre cose e di fare rifornimento d'acqua. Il giorno dopo fummo... arrivarono gli autobus scortati dai carabinieri, fummo portati alla stazione di Carpi. La stazione di Carpi è una stazioncina, allora non so se oggi è diversa, allora aveva soltanto due binari praticamente. Su uno dei due binari c'era un treno merci. Io nel pullman ero salito insieme a papà e a nonno. Arrivammo lì, consegnarono l'elenco alle SS, ci contarono, ci fecero salire. Poi arrivò un altro pullman uguale e li fecero salire sullo stesso carro, ma a un certo momento non c'entravamo più. E li spingevano dentro, fino a che fu piano, fino all'inverosimile, e chiusero il portellone del carro. Il treno rimase fermo fino a sera. Era il 16 maggio, cominciava a far caldo sotto il sole. L'acqua che avevamo portato l'utilizzammo, pensammo, beh, non ci faranno morire di sete. Ci contammo. Dentro quel treno, dentro quel carro merci, eravamo in 64 persone. E 64 persone non ci stanno, c'era mio nonno. Avevo 84 anni, c'erano delle mamme con i bambini piccoli, c'erano dei malati, degli anziani. E quindi praticamente per i più giovani è stata una sofferenza indicibile per tutti, ma per i più giovani è stato qualcosa di terribile. Viaggio in piedi, addirittura, sapete una cosa? Si può anche dormire in piedi. Si può dormire in piedi. Io ricordo durante la notte... che soltanto a turno potevamo metterci seduti per riposare un po', e quando era il mio turno di stare in piedi, uno scossone del treno che ci buttava tutti uno addosso all'altro, era una sofferenza indicibile. Il treno si fermava a tutte le stazioni e dovunque si fermava imploravamo che ci venisse data dell'acqua, acqua, acqua. Stavamo letteralmente morendo di sete. Nelle stazioni c'era sempre gente, nessuno poteva fare niente, si fermava a tutte le stazioni. Pensate che per arrivare da Carpi fino a Verona
non so quanti chilometri possono essere, forse un centinaio, impiegammo tutta la notte. Il treno arrivò a Verona la mattina dopo, si fermò a Verona, la stazione di Verona era piena di gente. Tutti sentivano i pianti, le invocazioni, acqua, acqua. Nessuno voleva fare niente. A me però mi è sembrato anche di vedere tante indifferenze. Ci fosse stato là, ci fossero stati dentro quei carri degli animali, erano carri bestiame, dei buoi, delle pecore, dei cavalli, qualcuno sarebbe corso alla protezione animali a dire ci sono degli animali che stanno morendo di sete. Nessuno ha fatto niente, nessuno ha detto niente. Il treno riprese il viaggio, ancora una notte, il pomeriggio e la notte di viaggio, la mattina successiva arrivò alla stazione di Ora, in provincia di Bolzano. Aprirono finalmente i carri, fummo fatti scendere tutti. Poi presero qualcuno di noi, tra cui anche io, e ci dissero di andare a fare rifornimento d'acqua nel posto di ristoro della stazione, passando attraverso due ali, praticamente, che stavano uno a distanza di 10 metri uno dall'altro, tutti le SS con i mitra puntati. Dovevamo passare lì in mezzo per entrare dentro al posto di ristoro, prendere l'acqua e poi risalire e riportare l'acqua dentro i vagoni. Poi ci dissero di fare i nostri bisogni. Pensate, sulla banchina, là, pensate, centinaia di persone che si devono denudare tutti insieme per fare i propri bisogni. Una scena inimmaginabile. Poi richiusero i carri, ancora due giorni di viaggio, sempre in quelle condizioni, arrivammo alla stazione di Monaco di Baviera Est. Alla stazione di Monaco di Baviera c'era la Croce Rossa con le sue croce rossina e con il loro velo in testa e con la croce rossa sopra. Aprirono i carri, ci fecero scendere tutti, avevano portato una cucina da campo, ci dettero una zuppa calda, ci fecero rifornimento d'acqua, anche lì ci dissero di fare i nostri bisogni sulla banchina della stazione. Poi vennero con degli idranti per pulire i carri e ci dettero poi della paglia da mettere sul pavimento del carro. In partenza non c'era neppure la paglia, ci dettero della paglia da mettere sul pavimento. Ma voi pensate, avevamo viaggiato in 64 persone in quelle condizioni terribili, in mezzo alle nostre lordure. È una sofferenza indicibile. Quando la sofferenza supera certi limiti, si dice è un calvario. Io dico che non basta. Io credo che debba essere trovata una parola che indichi qualche cosa che vada oltre, perché non ci può essere sofferenza maggiore di quella di un padre o di una madre che oltre alle loro sofferenze non possono fare niente per alleviare quelle dei loro figli. Io dico di no. Comunque dalla stazione, dal Monaco di Baviera, ancora due giorni di viaggio, arriviamo ad Auschwitz. Il treno sostò nella stazione tutta la notte e la mattina successiva,
Poi si mosse, entrò all'interno del campo di Birkenau di cui ho parlato. Quando entrammo lì, vedemmo attraverso le feridoie, c'erano quattro finestrelle ai quattro angoli del vagone, due da una parte e due dall'altra, vedemmo che c'erano delle ciminiere che spuntavano. Pensammo che erano le fabbriche dove saremmo andati a lavorare, nessuno poteva immaginare di che cosa si trattasse. Vedemmo, quando il treno entrò all'interno del campo di Birkenau, sulla banchina, che era stata tra l'altro costruita da poco, perché fino a pochi giorni prima i treni arrivavano all'esterno del campo e poi i prigionieri venivano fatti entrare a piedi all'interno del campo. Sulla banchina le SS erano tutte schierate, tutte con un bastone in mano ed un cane al guinzaglio. Aprirono i portelloni del treno, cominciarono subito a urlare, dovevamo fare presto, ma chi capiva il tedesco? Le parole los, los, schnell, schnell, ma chi le capiva? Ma c'è un linguaggio che si impara subito, è il linguaggio del bastone. Pensate che addirittura qualcuno saliva dentro al carro per menare colpi di bastone contro chiunque non aveva ancora fatto in tempo a buttarsi di sotto. Dovevamo lasciare i nostri bagagli là. Altro furto totale. Anche quelle poche cose che avevamo portato, che ci erano rimaste, dovevamo lasciarle lì sulla banchina. Io avevo viaggiato con papà e nonno, non sapevo niente di tutti gli altri della famiglia, però poco dopo incontrai i miei fratelli, insieme a loro andai alla ricerca di mamma e di Anna, di mia sorella. Non le vedevamo, correvamo da una parte all'altra di questa banchina, le chiamavamo a gran voce, sempre inseguiti dai cani e dai bastoni, ma quello che facevamo noi lo facevano altre centinaia di persone. Quindi una confusione indescrivibile. Poi le vedemmo, avanzavano dal fondo del convoglio. Le SS volevano formare due file, una fila di uomini e una fila di donne. Vedemmo mamma e Anna che si stavano dirigendo verso la fila delle donne. Corremmo loro incontro. Mamma aveva capito tutto. Mamma piangeva. Aveva il volto completamente bagnato dalle lacrime. Ci abbracciò tutti. Poi accennò appena con le mani sul capo a darci la sua benedizione, ma non fece in tempo. Vide che c'erano le SS e si stavano dirigendo verso di noi e disse: andate, 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 fate presto, andate via. E poi aggiunse: non vi vedrò più. Formarono queste due file. Con i bastoni misero l'ordine che volevano. La fila delle donne sempre in fila per cinque, perché era una mania dei tedeschi. Qualsiasi cosa all'appello, per il lavoro, per l'uscita, per il lavoro, sempre in fila per cinque dovevamo stare. Anche lì, in fila per cinque, le donne e gli uomini. Molte donne portavano in braccio, per mano, o attaccate alle gonne i loro piccoli. Davanti alla fila delle donne, un gruppo di soldati ufficiali delle SS, uno con un frustino in mano, fecero avanzare la fila delle donne e quello con il frustino, con aria quasi indifferente, indicava di qua o di là, a destra, a destra, a destra, a destra, a sinistra, a destra, a destra, a sinistra. Più dell'80%, anzi delle donne forse anche il 90%, a destra
e le altre, quelle più giovani, più in forze, a sinistra. Così vidi separare da lontano mamma da Anna. Tutti i bambini dovevano andare nella fila di destra. Noi non sapevamo in cosa consistesse questa divisione. Quando passavamo delle mamme giovani che portavano in braccio per mano, attaccate alle gonne, i loro figli, e volevano togliere i figli e loro rimanevano, facevano resistenza, allora anche la mamma veniva mandata dalla parte delle donne anziane, delle donne malate o soltanto claudicanti per quel viaggio terribile che avevamo fatto. Poi la stessa cosa nella fila di uomini. Papà e nonno da una parte, io e i miei fratelli e mio zio dall'altra. Finita questa selezione, che ripeto, non sapevamo in cosa consistesse, vi ricordo quando queste due file si mossero, poi sparirono dentro un boschetto di betulle. Mi ricordo papà che si voltava, faceva un cenno, ci salutava. Anche papà aveva capito tutto. Poi noi fummo portati in una baracca, era chiamata la sauna, dove fummo spogliati di tutto. Dovemmo lasciare i nostri abiti, le scarpe, in un mucchio da un lato, e noi completamente nudi, in piedi, in fondo a questa sala. Dall'altra parte della sala c'era un tavolo dove c'erano dei prigionieri con gli abiti, con quei vestiti a righe di tela, e c'erano le SS che portavano cappelli a visiera e stivali tirati a lucido. Erano lì le cose. Venne una squadra di prigionieri armati di secchi, c'era un liquido nerastro dentro, immergevano una mano con un guanto di Iuda, ce lo passavano in tutte le parti del corpo, ripeto, completamente nudi. Poi dopo questa operazione un'altra squadra armata di rasoi, e venimmo privati non solo dei capelli, ma venimmo privati anche dei peli in tutte le parti del corpo. Con queste macchinette ci passavano cose, dall'altro lasciavano dei segni, perché ormai evidentemente erano servite chissà per quante centinaia, forse migliaia di persone, e quindi lasciavano dei segni sulla pelle, quindi con quel liquido nerastro che c'era stato passato addosso bruciava in. Poi ci dissero di metterci in ordine, in fila, in ordine alfabetico. Dalla lettera A cominciammo a sfilare davanti a questo tavolo. Riempivano la scheda d'ingresso del carcere. Anche lì nome, cognome, il mio fu storpiato. Quando io dissi Piero Terracina, scrissero Piero Terraccione. Io lo so perché poi ho ritrovato la mia scheda nell'archivio di Auschwitz, e mi sono ricordato una cosa: nella scheda c'è scritto Piero Terracina anni 18, ma io ho 15 anni e mezzo. Era successo questo, e quando sono sceso dal treno un prigioniero italiano mi domandò quanti anni hai, e io dissi io ho 15 anni o 15 e mezzo, non mi ricordo, e lui disse no, guarda, tu hai 18 anni. Io pensai, dico, ma questo è matto. Se io ho 15 anni, perché devo dire? Questo dice, ricordati, domanderanno l'età, e tu di che hai 18 anni? E non ero assolutamente convinto. Comunque, quando poi passai davanti a quel tavolo e mi chiesero l'età, e questo è scritto nella scheda di cui ho la fotocopia, che ho preso all'archivio di Auschwitz, c'è scritto Piero Terraccione,
anni 18. In alto a sinistra c'è un numero. Quello stesso numero che era stato messo sulla scheda ci venne tatuato sull'avambraccio sinistro. Ci dissero che quello era il nostro nome, che il nostro nome non esisteva più, che per qualsiasi cosa saremmo stati chiamati con quel numero e se non avessimo risposto saremmo stati puniti per il lavoro, per l'appello. Per qualsiasi cosa veniva chiamato quel numero, noi dovevamo rispondere immediatamente in Yavol, sì signore. Se uno non capiva il tedesco, come si fa a capire un numero in tedesco? Poi naturalmente si impara. Io ho imparato i numeri, non i numeri, quelli che venivano prima di me, quando venivano chiamati loro, io sapevo che poi veniva il mio turno e rispondevo così senza aver capito assolutamente niente, questi i primi giorni. Però ho preso pure qualche sberla, per fortuna non la punizione, ma ne ho prese tante di sberle, per questo e per altri motivi. Questo era... Io non... il nostro pensiero era quello di sapere dove, come, quando avremmo rivisto i nostri cari. Ci fu detto subito, avete visto, vedete quelle ciminiere. A che ora siete arrivati qua? A che ora hanno fatto la selezione? E dice, beh, quelli che stanno uscendo sono loro. Stanno uscendo dal... con il fumo dalle ciminiere. Pensate in quali condizioni eravamo. La stanchezza del viaggio, io stavo per crollare. Non fosse stato per i miei fratelli che mi hanno sostenuto, io non ce l'avrei fatta. Non ci fecero fare la quarantena. Entrammo subito nel campo di lavoro. Ecco, io qui vi dovrei raccontarvi Auschwitz. Raccontare Auschwitz significa raccontare l'orrore. E io sinceramente, come vi ho detto all'inizio, io di raccontare l'orrore non me la sento, quindi credo che sia opportuno che vi racconti Auschwitz soltanto per la quotidianità, però anche la quotidianità era orrore. Come faccio? Che cosa vi racconto se non vi racconto la giornata di Auschwitz dove in mezzo necessariamente c'era l'orrore? Io non... cercherò appunto di... raccontare di qualche cosa, ma certamente non tutto. Ora, Auschwitz era l'orrore, tutto era orrore, era violenza, era abbrutimento. Ecco, lo leggo, perché se io non lo leggessi, temo che in qualche caso potrei andare fuori dalle righe e andare magari a raccontare qualche particolare che non voglio. Quindi è meglio che lo legga. Evito questo rischio. Dicevo, Auschwitz era tutta la violenza, abbrutimento, dove ogni momento era il momento per morire. Dove il prigioniero veniva sradicato dal mondo e proiettato in un mondo inimmaginabile e privato di ogni diritto. Dove una fila interminabile di uomini, donne e bambini venivano avviati ogni giorno verso quegli orrendi stabilimenti dove i prigionieri venivano assassinati senza pietà e ridotti in fumo e cenere. Era una fila continua. Una fila continua che giorno e notte entravano in quegli stabilimenti e non ne usciva mai nessuno.
Li vedevamo, sì, le vedevamo uscire. Era il fumo dei camini. Usciva il fumo, le fiamme si alzavano alte, si scontravano, ricadevano in miriadi di scintille che si spegnevano come tante stelle cadenti. Ma quelle scintille erano i nostri morti. Quelle scintille era un popolo che bruciava. Dove tutto era finalizzato allo sterminio dei prigionieri, ma anche alla loro tortura, alla loro umiliazione, alla loro disumanizzazione. Il prigioniero non poteva avere una famiglia, non poteva avere ricordi. Anche il ricordo delle persone care che erano state assassinate si affievoliva per la necessità di, per sopravvivere, di pensare soltanto al momento che si stava vivendo, cosa che poi non sono mai riuscito a perdonarmi e che ancora mi angoscia. Il prigioniero, ridotto in stato di schiavitù, non poteva protestare, non aveva più il nome. L'identità era quella del numero tatuato sull'avambraccio sinistro. All'appello venivamo contati come Stück. Stück in tedesco significa pezzi. E così finivamo per perdere anche la nostra umanità. Eravamo alla mercé non soltanto delle SS, ma anche dei famigerati capo, prigionieri anch'essi, per la gran parte ergastolani, che erano stati fatti uscire dalle galere e venivano premiati se avessero svolto bene il loro compito, che era quello di mantenere l'ordine e la disciplina nel lager, e che potevano disporre della vita e della morte dei prigionieri. Auschwitz era questo e tanto altro. Pensate, ecco, io adesso vi racconto la quotidianità. La mattina la sveglia era alle 4:30 del mattino. Dovevamo andare alla latrina. La latrina, c'erano tanti fori. No, dovevamo lavarci, ma non avevamo niente per lavarci, né sapone né asciugamani, naturalmente. Quindi la nostra camicia o la nostra casacca serviva anche da asciugamano. Poi ci veniva data una bevanda calda, era quello che potevamo bere perché l'acqua di Auschwitz non era potabile. Andavamo all'appello. L'appello poteva durare ore se la conta non tornava. Accadeva che qualche prigioniero si era sentito male o era morto lontano dalla propria baracca. E fino a che non veniva ritrovato, l'appello non finiva. Qualsiasi tempo, con la pioggia, con la neve d'inverno, con qualsiasi tempo, dovevamo rimanere dritti, impalati, per un tempo interminabile. E ogni tanto c'era qualcuno che crollava, ecco, chi... Beh, no. Sono alcuni particolari orrendi proprio dell'appello. Poi venivano formate le squadre per il lavoro. Io era stato assegnato a un comando chiamato Königsgraben. Lavoravo nel fango. Lo dice Primo Levi nella sua poesia Shema. Stranamente io sono capitato proprio in quel comando, a lavorare nel fango. Dovevamo scavare canali perché Birkenau sorge in una zona umida, una zona paludosa. Quando c'erano precipitazioni si allagava. Allora dovevamo costruire questi canali attraverso i quali via via sempre più larghi, sempre più grandi, l'acqua poteva defluire fino al fiume che era la Vistola, che passava a qualche chilometro di distanza. Il lavoro non ci veniva fatto rifornimento d'acqua, però c'era un sistema che naturalmente ci aveva insegnato, ecco, la trasmissione della memoria
erano quelli che erano arrivati prima di noi e ci avevamo detto come fare. Bastava infilare una canna nella parete che stavamo scavando, mettevamo sotto la ciotola, goccia a goccia scendeva della famiglia ed era quello che potevamo bere per non morire disidratati. Non c'era altro sistema. Poi a fine mattinata ci veniva data una zuppa calda, mangiavamo quella zuppa e poi subito ancora al lavoro fino a che annottava. Accadeva spesso che qualcuno non ce la faceva o qualcuno veniva assassinato davanti a tutti gli altri. Bastava niente per subire la punizione o per essere uccisi, e dovevamo rientrare al campo portando i corpi dei nostri compagni. Uscivamo la mattina e rientravamo la sera sempre al suono della banda. C'era una banda che suonava quando entravamo e quando uscivamo, suonava delle marce militari, dovevamo camminare al passo. Se qualcuno cadeva o barcollava, in qualche caso magari perché gli si erano rotte le scarpe, chi ce l'aveva, o gli zoccoli, la maggior parte, accorreva qualcuno, alzava la manica del braccio sinistro, prendeva il numero e dopo qualche ora quel prigioniero era diventato cenere. Questo era. Dovevamo assistere, prima di rientrare nelle nostre baracche, dovevamo assistere alle punizioni. In alcuni casi la punizione, in molti casi la maggior parte, erano la bastonatura, alla quale non tutti resistevano, oppure l'impiccagione. Trovavamo le forche rette, dovevamo assistere sull'attenti, impalati, senza poter distogliere lo sguardo, guai a distogliere lo sguardo. Dovevamo assistere all'impiccagione. Poi si poteva rientrare nella baracca. Si rientrava nella baracca, ci veniva data la razione della sera. C'era l'appello, prima l'appello. Se avevamo portato dei corpi dei nostri compagni o qualcuno che era morto in baracca, dovevamo allinearli in fondo alla fila in modo che anche loro potessero essere contati. Poi ci veniva data una fetta di pane con un pezzetto di margarina o con una fetta di salame. Rientravamo in baracca. La luce rimaneva accesa d'estate anche per parecchio tempo, rimaneva, cioè fino a notte, e potevamo uscire dalle baracche per incontrare i nostri parenti se c'erano, che erano stati mandati in altre baracche, così come facevo io con i miei fratelli. Però poi bisognava rientrare prima che spegnessero la luce. Spegnevano la luce, potevamo finalmente distenderci sui nostri giacigli, letti a castello, 6 prigionieri per ogni piano. Accadeva però che durante la notte tornassero le SS, accendevano la luce, cominciavano a urlare di fare presto, dovevamo scendere nudi e iniziava una nuova selezione. Arrivavano trasporti da tutta Europa e il posto per coloro che dovevano entrare doveva essere lasciato da quelli che erano già nel campo. Particolarmente le prime volte erano scene di disperazione, poi si fa l'abitudine a dover pulire, però rimanevano scene di ispirazione quando davanti al carnefice
generalmente era il famigerato dottor Mengel. Passavano due fratelli o padre e figlio, e soltanto uno di loro veniva mandato a morire. E allora chi si disperava era quello che rimaneva. Ma sapevamo perfettamente che sarebbe stato quel giorno, sarebbe stato il giorno dopo. Non si poteva andare tanto lontano. Il primo pensiero la mattina, al momento della sveglia, era quello se saremmo arrivati a sera, con molte di probabilità di non arrivare a sera. C'erano davvero molte probabilità. Poi si rientrava nella baracca, ritornavano le SS, chiamavano quei numeri di quelli che erano scelti per le camere a gas, li portavano via, si creavano quei vuoti spaventosi. Ma il giorno dopo quei vuoti erano riempiti e non potevamo più pensarci. Si poteva pensare, se volevamo resistere, almeno per quel giorno dovevamo pensare soltanto a quello che accadeva momento per momento. Dovevamo pensare soltanto a sopravvivere, ecco. È una cosa terribile anche questo, doversi dimenticare di tutto. Ora, questo era Auschwitz. Auschwitz era questo e tanto altro. La realtà di quel luogo di morte va ben oltre quello che avete ascoltato. Ritengo che nessuno di noi sopravvissuti abbia mai raccontato tutto, perché certi fatti si pongono, per chi non li ha vissuti, oltre incomprensibile, e allora è meglio porsi un limite. Ho cercato di evitare di entrare nei particolari dell'orrore, ma non credo di esserci riuscito pienamente, perché in quel luogo tutto era orrore. I motivi sono tanti per cui cerco di non entrare nei particolari. Potrebbero creare raccapriccio e quasi certamente un rifiuto. E poi perché gli esecutori materiali dell'immane delitto erano uomini, come cerco di spiegare nelle considerazioni che seguono in chiusura del mio intervento. Era tutta una società moderna ed industriale che si mobilitò per condurre senza difficoltà il meccanismo della soluzione finale del problema ebraico, decretata con queste parole dai gerarchi nazisti nella conferenza del Wannsee, un sobborgo di Berlino, il 20 gennaio 1942. Soluzione finale è un eufemismo che stava ad indicare lo sterminio che avrebbe inondato di orrore, di grida, di disperazione, di sangue la più gran parte dell'Europa. Sono fatti questi che si pongono al di fuori del comprensibile. Come si può comprendere che a quel progetto criminale partecipò un apparato statale di civili, di forze di sicurezza, di militari, di ingegneri, di contabili, di medici, di giuristi, di chimici, insomma di specialisti di ogni disciplina, che fu specificamente organizzato col compito di pianificare la terribile campagna di morte. L'incontro di oggi avrà un significato tanto più forte quanto più riuscirà a richiamare la vostra attenzione e a sollecitare la vostra riflessione sui meccanismi che hanno reso possibili i campi di sterminio. E se riusciremo a rispondere all'interrogativo di come le aberrazioni di cui sono stato testimone e vittima si siano volute verificare in un'epoca civilizzata, o almeno ritenuta tale, con la partecipazione diretta di un numero enorme di cittadini, e non solo in Germania.
con il consenso di gran parte della popolazione, e non soltanto nella Germania nazista. Anzi, devo dire che oggi in Germania c'è molta più attenzione verso quei fatti di quanta non ce ne sia qui da noi. Per cui lo sterminio di milioni di esseri umani era diventato soltanto un problema di organizzazione. E come è stato possibile che tanta gente, che pure sapeva, sia potuta restare indifferente? Non dobbiamo mai dimenticare che quello che è accaduto si può ripresentare, perché gli esecutori del massacro erano persone del tutto normali, spesso colte e intelligenti, non erano pazzi, non appartenevano ad un popolo barbaro, non erano inferociti da mortificanti condizioni di vita, appartenevano alla nazione che era stata la più civile e progredita d'Europa. Erano persone che amavano le arti, la musica, la letteratura, la natura. Erano persone ben educate che non avrebbero mai gettato un pezzo di carta in strada. Sapevano che non si deve fare e non lo facevano. La loro educazione era quella. Erano persone che, rientrando nelle loro case, baciavano i figli e, suppongo, li addormentavano amorevolmente facendo loro recitare le preghiere. Se erano persone così normali, cosa rese possibile quegli eventi incredibili? Perché tanto odio? L'interrogativo non può avere risposta. Non può esistere un perché. Se rispondessimo a un perché, lo ha detto Primo Levi, daremmo implicitamente una giustificazione. Quello che dobbiamo chiederci allora è come è potuto accadere. Credo che la memoria della Shoah debba essere tramandata per servire il presente e il futuro. È importante che ciascuno di noi rifletta per concludere che gli esseri umani sono tutti uguali, siamo tutti uguali, a qualsiasi etnia, religione, colore della pelle, cultura appartengano, e tutti abbiamo diritto al rispetto, alla dignità, alla solidarietà e alla libertà. Questi valori non sono un dono di Dio, sono un prodotto degli uomini. La difesa di questi valori è un compito che spetta a tutti, ma spetta in particolare a voi giovani che rappresentate il futuro. Soltanto con l'impegno di tutti sarà possibile proclamare la vittoria del diritto sulla sopraffazione, cioè la vittoria della civiltà sulla barbarie. Mi rivolgo ora a voi giovani. Ragazzi, impegnatevi. Fatelo per voi, fatelo per gli altri, fatelo per i vostri figli che verranno. Grazie. Non ci sono parole per ringraziare Piero Terracina, e credo che il modo migliore per continuare in quest'ultimo pezzetto di mattinata sia quello di raccogliere le vostre domande in questo dialogo con Piero Terracina, che sarà molto contento, come voi avete capito, che ama i giovani, ecco, di dialogare con voi per qualsiasi curiosità voi volete. Ecco, abbiamo anche un microfono, senza alcun problema. Prego. Grazie. Io avevo principalmente una curiosità un po' per quello che purtroppo ancora oggi riguarda spesso e volentieri l'opinione pubblica, soprattutto di fronte a quelle tante persone che spesso ricoprono anche cariche istituzionali di un certo peso politico, che negano che sia esistita la Shoah.
in primis se la sua reazione era più di rabbia, di biasimo o quasi di rassegnazione di fronte all'opinione di queste persone oggi, e poi anche noi di fronte a tali opinioni come ci dobbiamo rapportare per un dialogo e magari dimostrare l'esatto contrario, quello che è realmente accaduto. Grazie. Ma credo di aver accennato durante il mio intervento a chi vuole negare. Ma vedete, esiste una legge in Italia, ma non viene applicata. Esiste la legge Mancino, così chiamata, che praticamente non mi sembra che preveda la galera per chi vuole negare, ma d'altra parte sinceramente anche io non è che sia molto favorevole alla galera nei confronti del negazionista, di chi vuole negare. Probabilmente ne faremmo degli eroi e allora è meglio evitare. Vorrei però che, se sono previste delle pene, se soprattutto dovrebbe essere vietato l'ingresso nelle scuole a chi vuole negare, invece no, e invece ogni tanto dobbiamo leggere che c'è qualche negazionista che vuole che entra nelle scuole, e questo non è giusto. Voi giovani siete naturalmente nel bene e nel male i più malleabili, e c'è chi ne approfitta. Ecco, è questo, di questo che io vi devo mettere in guardia, proprio di questo. Dicevo, esiste la legge Mancino che prevede certe pene, le prevede, ma non vengono applicate, perché di contro c'è sempre qualche giudice che dice ma è in contrasto con il reato d'opinione, che non è punibile, cioè non è reato, l'opinione non è reato. Allora qui, scusate, non è apologia quella di aver creato il mausoleo a Graziani. Allora che facciamo? Dovremmo mettere in galera, da partire dalla Polverini, che ha autorizzato al gruppo consigliare del Consiglio regionale, che l'ha richiesto, a quelli che l'hanno approvato dovremmo mettere in galera tutti perché hanno approvato il mausoleo a Graziani? Quella è apologia di reato. Significa, cioè, se uno fa l'apologia di quel reato, significa che lo vuole negare quel reato, perché sennò vuol dire che è favorevole a quello che è avvenuto. È da quella parte. Quindi io direi che la cosa più importante sarebbe quella di sorvegliare, di non dare voce a questa gente, soprattutto di non dare voce a questa gente nelle scuole. È quello che temo di più. Io ho fatto diversi tentativi per misurarmi con queste persone. Hanno sempre negato. C'è stato ci sono state delle scuole che mi hanno chiamato. Io ricordo la scuola Lucrezio Caro, quando la loro insegnante voleva fargli studiare i colloqui di Bormann con Hitler, sarebbe niente, è storia, e quindi giustamente è storia. Ma soltanto nell'edizione di Franco Freda, il quale nella prefazione, Franco Freda diceva: io m'inchino davanti ai grandi della storia. Quindi praticamente considerava Hitler e Bormann i grandi della storia, i grandi criminali della storia, e davanti ai criminali non ci si inchina. Ma questo è accaduto. E quando io ho chiesto, cioè i ragazzi hanno chiesto un confronto tra me e la loro insegnante, io credo di essere conosciuto abbastanza, quantomeno se chiunque va lì e digita Piero Terracini, internet trova
innumerevoli i miei interventi, innumerevoli pagine, credo che siano qualcosa come 600.000, e quindi si può documentare. E questi insegnanti, quando gli studenti hanno chiesto un confronto con me, questo insegnante ha detto, diceva, Piero Terracina, chi è Piero Terracina? Io non lo conosco. Quindi è cosa di pochi giorni fa, in quell'altra scuola, quell'insegnante che si è rivolta a una ragazza che non so, non aveva fatto un compito, non aveva scritto una cosa, gli ha detto, ebrea naturalmente, e gli ha detto, beh, se fossi stato ad Auschwitz lo avresti fatto. È comparso questo su tutti i giornali. Ignobile. Ecco, io credo che ci voglia molta attenzione, che molto dipenda il futuro di tutti. Siete voi giovani. E dovete capire, e lo capite, dov'è il bene e dov'è il male. Si vede. Il bene e il male sono tra noi. Ecco, sappiate fare questa distinzione tra il bene e il male. Allora, ragazzi, altre domande? Prima mi scuso per il mio italiano, sono una studentessa israeliana, ebrea, al quinto anno qui alla LUIS. Devo dire la verità, prima la ringrazio molto per questo racconto. Io sono stata ad Auschwitz, sono stata in Polonia con la mia scuola in Israele. I miei nonni sono nati in Polonia, i miei genitori sono nati in Polonia e tutta la vita praticamente ho vissuto questi racconti. L'unica cosa che mi dispiace, e voglio dire che anche alla LUIS purtroppo ho incontrato ragazzi nella vostra età, nella mia età, che non capiscono il significato della Shoah. Vedevo le svastiche più di una volta, ho sentito commenti su di me, dato che sono ebrea. Ovviamente sono andata a parlare in chi di dovere e devo dire che la porta era aperta. Mi dispiace solo una cosa, che non vedo tutti gli studenti, mi dispiace che non ci sono più studenti qui in aula. Io sono nella facoltà di economia e per caso sono andata su internet, ho visto che oggi c'è l'incontro e non potevo fare altro che venire. Spero che voi professori che dall'anno prossimo si faranno queste cose, la pubblicità tra virgolette sarà più visibile, perché c'è bisogno anche qui alla LUIS. Grazie. Dire qualcosa, Michele. Grazie. Enzo mi chiede di dire qualcosa su questo. Noi abbiamo provato a pubblicizzare il più possibile. Purtroppo quello che lei dice è una realtà con la quale ci scontriamo tutti quanti noi. Non soltanto fra i suoi colleghi, anche fra i nostri colleghi c'è chi ha ancora alcune idee. E molto spesso quando noi ricordiamo alcune cose o quando promuoviamo degli eventi, noi l'abbiamo promosso sul nostro blog, l'abbiamo promosso nelle sedi istituzionali, abbiamo l'appoggio del rettore, della direzione generale, di molti nostri colleghi, soprattutto nel nostro Dipartimento di Scienze Politiche. Non troviamo spesso e non troviamo sempre lo stesso appoggio da parte di tutti, lo dico con la stessa franchezza con cui le l'ha detto, e molto spesso quando ricordiamo queste cose ovviamente l'accusa è semplicemente e soltanto la solita: o siete ebrei, siete amici degli ebrei, oppure siete comunisti. Ecco, forse sarebbe ora che tutti quanti queste cose le dicessero, come lei ha fatto. E sarebbe importante che tutti quanti noi continuassimo a dirle, come stiamo facendo da ormai diversi anni. Il mio centro di ricerca prova a farlo, lo prova a fare ormai da 4 anni, e ovviamente con l'accusa, come al solito, di essere degli inguaribili comunisti, che ovviamente ce l'hanno con quei galantuomini dei fascisti. E naturalmente però noi,
non a caso abbiamo voluto questi seminari e non a caso gli abbiamo dato anche un nome. Noi non dimentichiamo perché noi non vogliamo dimenticare. Aggiungo solo che abbiamo anche la ripresa di Luis TV, per cui faremo anche un documento video che poi sarà a disposizione di tutti e diventerà strumento didattico per mettere a disposizione anche degli altri studenti e di docenti, di tutti coloro che oggi non sono qui, questo incontro. Prego. Posso... Ma io dico, sarebbe stato opportuno che questi giovani studenti della LUIS che hanno fatto questo, io avrei voluto che fossero stati presenti questa mattina qui e sentire dopo il mio intervento, sentire la loro opinione. E se avessero insistito nelle loro idee malsane, beh, io allora le avrei giudicato come giudico quelli di allora. Sarebbero stati carnefici, sarebbero stati dalla parte dei carnefici o sarebbero carnefici essi stessi. Qualora oggi ci trovassimo in quelle condizioni, ripeto, sarebbero carnefici o dalla parte dei carnefici. Ora, il bene e il male esiste, è in mezzo a noi. E io credo che non sia poi tanto difficile dove distinguere qual è il bene e qual è il male. Basta guardarci intorno. Lì è il male. Quelli che vanno in giro a professare quelle idee e a imbrattare i muri delle case delle nostre città, beh, quello è il male. Sappiatelo. Allora, ragazzi, altri interventi? Prego, anche dei più giovani. Io volevo chiedere una curiosità storica, semplicemente. Quando i sovietici liberarono il campo di sterminio, come le sono sembrati, come hanno reagito, cosa è successo? Se possibile, ovviamente. Scusate, ma allora ma io penso che ai sovietici debba eterna gratitudine, se non altro per essere arrivati a liberare Auschwitz, e non solo. Io ero ridotto in condizioni estreme. Quando sono arrivate le truppe sovietiche, le prime assistenze che abbiamo ricevuto, a parte il vitto naturalmente, che hanno cominciato a darcelo subito, forse anche troppo, ma poi le visite mediche, quando io fui pesato, dopo qualche giorno dell'arrivo delle truppe sovietiche, pesavo 38 kg. Quindi sono stato curato, sono stato riportato alla vita. Io sono stato attraverso, prima in un ospedale, subito dietro le retrovie del fronte, dove mi apprestarono le prime cure, e io praticamente quando sono arrivato in quell'ospedale ero in coma. Poi dopo un breve soggiorno in un ospedale da campo, quello, in un ospedale da campo dove arrivavano continuamente i feriti delle battaglie, quindi non potevo rimanere lì, fui messo su un treno ospedale e mandato a Leopoli, al Lvov, nella città in Ucraina, e dove hanno proseguito le cure. Ma dopo non più di 10 giorni io stavo riprendendo piano piano, mi stavo riprendendo, mi misero su un altro treno ospedale dove sono andato e dove mi portarono fino nel Caucaso, precisamente in un sanatorio, il sanatorio Pravda a Sochi sul Mar Nero.
Beh, posso dire una cosa, quindi con me i sovietici sono comportati, direi nel modo più migliore, cioè mi hanno riportato alla vita, non solo, ma posso dire che io ho ricominciato a vivere lì nell'Unione Sovietica. Vedete, quando uno attraversa una catastrofe, d'altra parte la parola Shoah significa catastrofe, e io l'ho subita tutta. Quando uno viene colpito da una catastrofe, dice, beh, ma poi la vita riprende, la vita continua. No, non è vero. Non è vero. La vita finisce. La vita finisce e poi ne comincia un'altra. E io la seconda vita l'ho iniziata proprio nell'Unione Sovietica. Nella seconda vita posso dire di aver avuto tante gioie e tanti dolori, come tutti. Io lì ho ricominciato a vivere. Nell'ospedale sono nate delle amicizie. E questo ha significato tanto. È nato un affetto. Un'infermiera dell'ospedale di Sochi, dove era arrivato, appena arrivato aveva visto questo ragazzo malato, sperduto, eccetera, che non parlava la lingua, si prese cura di me. E nacque un affetto. Nacque l'amore. E questo per me è stata la vita. Cioè mi ha fatto capire che malgrado tutto la vita avrebbe ancora potuto riservarmi delle gioie. Certo, ho detto abbiamo avuto due vite, nella seconda vita ho avuto tante gioie, ce ne ho tante. Io oggi posso dire che sto attraversando uno dei momenti più felici della mia vita, perché ho tanti amici. Ho tanti amici giovani e questo mi aiuta tanto. Vedete, ho detto, nella vita si hanno tante gioie e tanti dolori, e io anche nella seconda vita ho avuto tante gioie e tanti dolori. Ma il peso di quel passato ogni tanto ritorna. A volte diventa insopportabile. Ragazzi, altri interventi? C'è più nessuno? Prego. Buongiorno. Volevo ringraziarla innanzitutto e poi volevo chiederle se a suo avviso al giorno d'oggi gli immigrati possono essere considerati un capro espiatorio per la rabbia. Non finisce. Fare la rabbia su qualcosa, come ovviamente a un livello più ridotto, però se possono essere considerati tali. Beh, io sinceramente lo temo perché costituisco una minoranza. Io credo che dovremmo cercare di accoglierli, di integrarli. Io un'altra minoranza che vedo a rischio, a parte i disperati che arrivano tra noi per sottrarsi alle guerre, alle malattie, alla fame. Io vedo un'altra minoranza a rischio qui da noi, e sono italiani. E sono i Rom e i Sinti. Sono quelli che noi chiamiamo zingari. Io non mi posso dimenticare
quello che accadde a Torino 2 anni fa, quando una ragazza si inventò una violenza da parte di uno zingaro e una folla inferocita si stava dirigendo verso il campo nomadi per dare fuoco al campo nomadi con il momento, con tutte le persone, uomini, donne, bambini dentro al campo. E se non fosse stato per i carabinieri che sono riusciti ad impedirlo, sarebbe stata una strage. Ecco, vedete come succedono le cose. Si incolpa il diverso. Il diverso, l'ho detto prima, ha poche possibilità, di difendersi. Ecco, io temo, ho detto prima, quando ho detto che non temo per noi ebrei, ma temo per altre minoranze. Tra questi ci sono naturalmente i nuovi immigrati. Io, ecco, vedete, io posso dire una cosa personale. Io in casa mia ho un ragazzo, figlio della mia, non dico la golf, la mia assistente, giriamo un qualche cosa di più, ormai è entrata a parte della fila. Il figlio l'ho preso in casa con me, è un ragazzo di 16 anni, viene extracomunitario, l'ha fatto venire la mamma 2 anni fa, l'ha fatto venire dalla Bolivia. Beh, vi assicuro, è un ragazzo davvero straordinario, ma di una intelligenza straordinaria. Se pensate che il primo anno ha dovuto rifare la terza media, perché arrivarono il mese d'agosto, in Bolivia agosto è pieno inverno e qui invece sono le vacanze, quindi aveva fatto la terza media, ha dovuto ricominciare la terza media. Il primo anno, non conoscendo una parola di italiano, è stato promosso con la media dell'8. Quindi vedete che non esistono differenze. Allora diamo le possibilità a questa gente, diamo la possibilità di andare avanti. Diamo le possibilità che hanno tutti. Nel giro di una generazione saranno italiani come tutti gli altri e certamente non saranno tra gli italiani i peggiori. Vedete, quando a me mi dicono ma gli zingari rubano, è vero. Allora io posso rispondere questo. Anche ad Auschwitz si rubava. Quando un padre o una madre non hanno i mezzi per mantenere i loro figli, rubare non è mai lecito, ma se non si hanno altre possibilità si può arrivare anche a rubare. Io credo che dovremmo avere una maggiore attenzione nei confronti proprio di queste persone, che sono quelle che hanno più bisogno, dovrebbero essere protette e non vessate. Questo è il mio pensiero. Ci sono altri interventi? Prego. Io volevo fare una domanda un po' più, diciamo, di attualità. Lei, da testimone dell'orrore, come si è definito, come giudica quello che viene chiamato oggi il muro della vergogna che sta a Gerusalemme? Lo vedo come una necessità. A parte che quello cosiddetto muro è un muro soltanto per una parte, ma per la gran parte è una barriera di filo spinato. Comunque io vorrei... Noi qui siamo a Roma, no? Roma ha due cinte di mura. Le mura serviane all'interno
e lemura aureliana all'esterno. Perché sono state costruite queste mura? Sono muri di difesa, io penso sia stato questo. Andiamo a vedere tutte le città medievali, hanno tutte la cinta di mura, perché l'hanno fatta? Allora io dico questo, dopo che è stato costruito il cosiddetto muro, praticamente gli attentati si sono ridotti a poca cosa. Gravissimo anche se è uno solo e se muore una sola persona. Va bene. Però da quelle che erano le centinaia e centinaia di morti ogni anno per gli attentati, siamo arrivati quasi a zero. E allora non ha diritto uno Stato libero di difendere i propri cittadini? Io credo che sia il diritto dello Stato, sia un dovere dello Stato di difendere i propri cittadini. E attenzione, i propri cittadini non sono soltanto ebrei. Oggi nello Stato di Israele vive una considerevole minoranza di non ebrei e sono cittadini come gli altri a tutti gli effetti, con diritto di voto, che fanno parte delle amministrazioni centrali e delle amministrazioni locali. Quindi io dico che lo Stato ha il diritto di difendere tutti i cittadini, a qualsiasi religione appartengano, non soltanto gli ebrei. E credo che lo Stato di Israele stia facendo questo. Io non vivo in Israele, conosco quella realtà perché ho diversi amici che vivono in Israele. Tra l'altro in Israele ci sono i nuovi immigrati sono quelli che vengono chiamati i falashà, cioè ebrei neri che vengono dall'Etiopia. Ci potrebbe essere il razzismo anche contro di loro, no? Faticano un po' naturalmente ad entrare nella realtà israeliana provenendo da una realtà completamente diversa, ma nel giro di una generazione anche loro saranno cittadini come tutti gli altri, come saranno cittadini gli altri, come tutti gli altri, quelli di religione musulmana. Del resto nello Stato di Israele, oggi lo Stato di Israele conta ben 2 milioni di non ebrei. Hanno diritto di voto e mi sembra che vivano tutti in pace. I pericoli per gli ebrei israeliani non vengono dai cittadini che vivono in Israele, vengono da fuori. Non c'è nessun pericolo dai cittadini musulmani o di altre religioni che vivono in Israele. Mi sembra che vivano tutto sommato, vivano in pace. Io mi auguro che venga fondato anche uno Stato musulmano in Palestina, dove anche gli ebrei possono vivere in mezzo ai musulmani, possono vivere in pace. Questo è il mio augurio. Cioè vivere nello stesso modo come i musulmani vivono in Israele. Perché non deve essere possibile questo? Ripeto, consideriamo che gli uomini sono tutti uguali, l'ho detto prima e torno a ripetere, siamo tutti uguali. Il credo religioso possiamo dire che ha un'importanza relativa. Questo è il mio pensiero. Altre? Possiamo chiudere? Buongiorno a tutti, io sono molto emozionata e mi scuso, però se sono qua oggi è per ringraziarla dopo 8 anni, perché 8 anni fa io le scrissi e lei incredibilmente mi rispose, quindi io ho visitato i luoghi, sono andata nei campi di concentramento con una famiglia tedesca, quindi capite bene che situazione delicata.
è quello che vi posso dire oggi, è che le parole molte volte sono più importanti dei fatti. E quindi grazie davvero per tutto quello che fa ancora oggi, ma soprattutto per 8 anni fa, per averci risposto e non aver ignorato il nostro tentativo di comunicare con lei. Eravamo solo bambini, avevamo 12 anni, ma tuttora io ho quella lettera e posso dirle solo grazie. Beh, sono io che devo ringraziare lei per questa dimostrazione di solidarietà, direi anche un po' di affetto. Grazie. E allora, penso che possiamo concludere. Volevo solo fare, visto che non è venuto fuori, il tema della religione. Come? Della religione. Cioè, la domanda che tutti si sono posti è questa: dove era Dio ad Auschwitz, no? Come dice Jonas, il grande filosofo ebreo, dice: non ci hai salvato perché non hai potuto. Sappiamo che Piero Terracini è un credente, quindi come un credente ha affrontato questa prova? Ma guardi, non c'è dubbio che ad Auschwitz possiamo aver avuto qualche cedimento così al credo religioso. Questa domanda non c'è dubbio che ce la ponevamo. Però torniamo per un momento a quella che è la Bibbia. La Bibbia inizia con la parola Bereshit, cioè in principio. In principio Dio creò l'uomo e la donna. Ha creato l'uomo e la donna e gli ha dato la libertà. Tanto è vero che la seconda generazione, Caino, uccise il fratello Abele. Secondo il nostro credo, poi, il Signore giudicherà, ma ha lasciato... Quindi le colpe non sono di Dio, le colpe sono state quelle degli uomini, non di Dio. Io non so se esiste un qualche cosa dopo la vita. Io vorrei sperare che qualche cosa ci sia, e quelli che, anche e soprattutto quelli che non sono stati puniti in vita, che lo siano magari dopo. Ci sono molti che non sono stati puniti, purtroppo. E non soltanto, molti in Germania, aiutati particolarmente dal porto di Genova a espatriare, sono stati tanti che non hanno ricevuto la giusta punizione che avrebbero dovuto ricevere. Io mi auguro che se non l'hanno ricevuto in vita, la ricevano dopo. Bene, se non ci sono altre cose, penso che possiamo concludere. Mi pare una mattinata molto intensa. Grazie di cuore a Piero Terracina, che ci aiuta a trasformare il suo ricordo personale in una memoria condivisa, che sia appunto una risorsa per conquistare il passato e per possederlo, come avrebbe detto Goethe. Grazie a tutti voi, grazie ancora a Piero Terracina e a presto.